buonasera a tutti, benvenuto ai gentili ospiti, ai signori soci di questo prestigioso circolo progressista. Tanti già sono venuti diverse volte, per cui lo conoscono da tempo. È un circolo che già esiste da circa, di una breve cronostoria per chi non lo dovesse conoscere, un circolo che esiste da 130 anni, composto da circa oltre 200 soci. Qua siamo nel Salone delle Feste e questa sera diamo inizio a questa manifestazione culturale sul tema di Nino Martoglio. Per cui vi do ancora un saluto, grazie per essere intervenuti e do la parola a Luciano Mirone che condurrà la serata. Grazie, grazie e grazie. Stasera per noi del Passesi è un momento molto importante, un momento direi storico, perché ogni belpassese sente questo nome in maniera molto forte dal punto di vista interiore, il nome di Nino Martoglio. E stasera tratteremo questo intellettuale a 360 gradi, lo tratteremo parlando di un argomento di cui finora si è parlato poco, tranne in occasione del convegno che c'è stato recentemente in Benedettina, si è parlato molto poco. La morte di Nino Martoglio. Finora si è parlato di Martoglio come biografo, poeta, giornalista e regista cinematografico. Stasera parleremo soprattutto della morte di Nino Martoglio, ovviamente anche con dei momenti anche culturali di altissima cultura per gli ospiti illustri che abbiamo. Quindi è un momento veramente importante che mi emoziona tanto e vi devo dire che veramente stasera siamo onorati di avere così tanta gente moltissime ovviamente persone di Belpasso, ma moltissime persone di fuori, di Catania, di Pedale, di Trecastagni, addirittura di fuori provincia, addirittura abbiamo il piacere di ospitare stasera persone di San Vito Lo Capo, amici miei che sono venuti apposta proprio per questo convegno su Martoglio, questo per dimostrare che Martoglio non è un patrimonio soltanto belpassese, soltanto casanese, ma Martoglio è un patrimonio dell'intera Sicilia e direi anche dell'intera Italia, e adesso lo vediamo perché adesso ne parleremo in maniera abbastanza diffusa. Niente, io vorrei adesso chiedo a Francesco Mirone, che sta curando la parte tecnica, di mandare un video molto bello, e chiedo quando parte il video, chiedo gentilmente di spegnere la luce, perché è un video che ci fa vedere le immagini della Catania del periodo martogliano. Vai! Thank you.
Catania fra l'Ottocento e l'inizio del Novecento, proprio la Catania di Martoglio, la Catania di Vera, la Catania di Capuana, la Catania di questi grandi artisti che hanno fatto parlare la Sicilia della Sicilia in tutto il mondo. Siamo in un momento in cui gli abitanti a Catania passano da 80.000 a 200.000, questo per farvi capire come la città ha uno sviluppo a 360 gradi. È il momento in cui a Catania c'è la linea elettrificata ed è il momento in cui a Catania c'è l'elettricità. Dice, ma perché parli? Perché l'elettricità in questa storia ha un ruolo, gioca un ruolo importante. Adesso vedremo perché. Intanto io faccio salire sul palcoscenico gli ospiti, che ringrazio a nome del club di essere intervenuti. Intanto dalla mia destra chiamo Giovanni Grasso, musicista e nipote di colui che è stato definito dal fondatore, prego Giovanni, accomodati là, grazie di essere venuto, dal Giovanni Grasso, il grande, è stato definito da Lee Strasberg, suo nonno, è stato definito il più grande attore tragico del mondo. Era in grado, Giovanni Grasso, di recitare in dialetto siciliano e di farsi apprezzare, apprezzare forse una parola molto ridotta, veramente di mandare in ovazione i teatri di tutto il mondo, dalla Russia al Brasile, all'Inghilterra, dappertutto. Quando andava Giovanni Grasso a recitare in siciliano, evidentemente per la mimica, per i suoni delle parole, otteneva successi straordinari dappertutto. Suo nipote è un grande testimone di quello che ha fatto il nonno assieme a Nino Martoglio. Vi prego di accoglierlo con un applauso. Testimone, ci siamo capiti, testimone attraverso i racconti della famiglia. Giovanni, ancora. Grazie Robert, per aver ritorno di grandi intellettuali. Ora ne parliamo. Allora, dopodiché invito sul palco il dottor Alessandro La Rosa, pubblico ministero della Procura di Catania, il quale ci parlerà di questo caso, del caso Martoglio, dal punto di vista appunto del magistrato. Prego, dottor La Rosa, grazie di essere venuto. Dopodiché abbiamo un altro ospite veramente d'eccezione che ci ha dato il piacere di essere qui presente. Tratteremo il caso Martoglio anche dal punto di vista medico-legale, scientifico, perché all'epoca, nel 1921, ci sono state delle, io non so come chiamarle, strafalcioni, omissioni, dimenticanze dal punto di vista medico-legale, e noi stasera invitiamo il professor Pomara a salire sul palco, ordinario di medicina legale all'Istituto di Medicina Legale di Catania. Ecco, poi abbiamo un altro degno figlio di Belpasso. Io ho voluto invitarlo con, ovviamente, ne ho parlato qui all'interno del club e sono stati tutti felici, siamo felici stasera di ospitare l'avvocato Nando Sambatano. Prego, avvocato. Lui dice, io sono Nando Sambatano, ma va detto però che è figlio di Giuseppe Sambatano. Giuseppe Sambatano, cioè sono Nino Martoglio e Giuseppe Sambatano, sono due nomi che vanno associati. Figure indissolubilmente legate a Belpasso, perché Giuseppe Sambatano, professore di Sicilia, come è stato definito da Santi Correnti, Giuseppe Sambatano ha scritto un'opera monumentale su Nino Martoglio. Ha dedicato veramente la sua vita a Belpasso e l'ha dedicata anche a Nino Martoglio. E quindi mi è sembrato giusto, sacrosanto, naturale, invitare Nando, anche lui testimone dell'opera veramente straordinaria che Giuseppe Sambatano ha regalato a questo paese. All'ingresso del club voi vedrete due figure. Una è quella di Nino Martoglio e l'altra è quella del professore Giuseppe Sambatano, questo per farvi capire come le due figure sono indissolubili. Grazie avvocato Sambatano di essere venuto stasera qui da noi. E poi abbiamo gli scopritori di queste carte, perché finora
l'immaginario collettivo, i libri di storia ci hanno detto che hanno parlato di Nino Martoglio, ci hanno tramandato che Nino Martoglio è morto cadendo accidentalmente nella tromba di un ascensore. La verità ufficiale è sempre stata questa, da 97 a 98 anni a questa parte. Ebbene, noi da questo momento dobbiamo sapere che è possibile, che ci sia, è possibile una tesi alternativa. La tesi alternativa è quella dell'omicidio, dell'assassinio. Non ci sono le prove, attenzione, non abbiamo prove stasera per dirvi, per dimostrare che c'è stato, che Nino Martoglio è stato ucciso, però ci sono degli elementi che fanno ritenere che l'inchiesta non è stata svolta secondo i canoni del codice. Ecco, mi pare che forse volevo dire altre cose un po' più pesanti, ma cerco di mantenermi sempre un pochettino sul diplomatico. Ci sono state due, un regista teatrale, un bravissimo regista, si chiama Elio Gimbo, è un avvocato, che sono andati all'archivio di Stato, sono andati a scartabellare, presi dalla curiosità, presi da questa sorta di mission civile, per capire veramente come è morto Nino Martoglio. E loro sono riusciti a fare una cosa che io da 20 anni volevo fare, ve lo confesso. Hanno fatto una cosa, ma io non ne parlo con invidia, ne parlo con ammirazione, sono veramente contento di averli invitati qui stasera. Allora, Gianni Nicotra, l'avvocato Gianni Nicotra, prego, e il regista Elio Gimbo. Grazie di essere intervenuti. E dulcis in fundo siamo veramente, voglio dire, bel passo li ha tenuti a battesimo. Ha tenuto a battesimo attraverso il premio Martoglio, ma non solo, loro hanno collaborato tantissimo con Giuseppe Sambataro per scrivere quell'opera su Nino Martoglio. Studiosi autorevolissimi, fra i più grandi studiosi di Nino Martoglio, ma non solo, di Pirandello, di Brancati, di Berg. Voglio dire, l'elenco sarebbe lunghissimo. Ho chiesto io quanti libri avete scritto e loro mi hanno risposto: abbiamo perso il conto. Quindi immaginate stasera chi abbiamo l'onore di avere al club: Sara Zappulla Muscarà ed Enzo Zappulla, rispettivamente docente di lettere all'Università di Catania e avvocato nonché presidente dell'Istituto dello Spettacolo Siciliano. Prego, accomodatevi e grazie anche a voi di essere Triceno, siete in più. Mi pare che li ho nominato tutti quanti gli ospiti, perfetto, allora abbiamo messo una sede in più. Benissimo, allora cominciamo a un po' parlare di questa serata. Dunque, dicevo poco fa che la verità ufficiale ci ha trasmesso finora che Nino Martoglio è morto cadendo nella tromba di un ascensore. E tutto inizia a Catania il 15 settembre del 1921. Quando Nino Martoglio accompagna il proprio figlio Luigi Marco all'ospedale Vittorio Emanuele e la moglie che deve assistere il figliolo, figlio a 8 anni, malato di paratifo. Lo accompagna da Giardini Naxos, lui assieme alla famiglia aveva trascorso, in quel momento stava trascorrendo da circa 3 mesi le vacanze, la villeggiatura, lei non si chiamava così all'epoca, a Giardini. Proveniente da Roma, dove si era trasferito da 17 anni nel 1904. E il figlio, Luigi Marco, si era ammalato di paratifo. E allora lo accompagna, lui deve tornare urgentemente a Giardini perché, secondo quello che c'è scritto nelle carte, deve deve leggere dei telegrammi e saluta la moglie e il figlio, li lascia in un padiglione disabitato, perché gli hanno concesso questo padiglione all'interno dell'ospedale, isolato, diciamo, è una dependenza dell'ospedale, è il futuro reparto di pediatria. In quel momento però non c'è nessuno, c'è una camera che viene riservata ai Martoglio, ora spiegheremo perché, con il bagno, l'acqua corrente e tutto quello che è necessario, la luce elettrica nella stanza e la luce elettrica nel corridoio, alcuni mobili.
E allora Martoglio saluta il figlio, siamo circa alle 21:30, saluta il figlio, saluta la moglie e si incammina per lungo il corridoio dell'ospedale. Fa alcuni passi e sparisce. Sparisce per sempre. Fa alcuni passi, apre una porta che si trova alla sinistra del corridoio e di lui non si hanno più notizie fino al giorno dopo. Avvocato Gianni Nicotra, tu sei stato uno degli, appunto, degli scopritori, puoi parlarne mentre mandiamo Francesco, se puoi mandare il pezzo, è stato filmato il percorso che quella sera ha fatto Nino Martoglio dalla stanza del figlio fino al luogo dove si presume sia. Prego. Sì, una piccolissima premessa, chiaramente abbiamo ricostruito sulla base della perizia redatta dal perchetto Lanzerotti, che abbiamo riscoperto appunto all'interno del fascicolo delle indagini. L'architetto Lanzerotti, che è arrivato dal giudice, ricostruisce il percorso fatto da Martoglio prima di cadere nella botola, chiamiamola per adesso così, dove trovo la morte. Arrivatoci sul luogo, abbiamo ripercorso appunto il tragitto che fece. Quella è l'uscita, questo è il corridoio che lui avrebbe dovuto percorrere, che già conosceva perché lo aveva già percorso la mattina e più volte nell'arco della giornata. A un certo punto gira a sinistra, gira ancora a sinistra, a destra scusate, qua all'epoca c'era una porta che dava sul vano predisposto per il futuro ascensore, 3,35 m la profondità, precipita e dalle indagini risulta che a seguito della caduta trova la morte. Questo è, diciamo, il percorso fatto, quello che nella sentenza civile da cui siamo partiti, il giudice civile non a caso definisce gita per strada insolita. Sicuramente è una gita per strada insolita e ci siamo chiesti perché l'abbia svolta. Elio Gimbo, perché quel giorno Martoglio ha ricoverato suo figlio all'ospedale Vittorio Emanuele? Cioè, cosa è successo prima che Martoglio sparisse? Ci puoi raccontare la giornata del 15 settembre, dalla mattina? Martoglio, questo l'hai detto tu, trascorreva le ferie a Giardini, credo stesse lì da maggio. Il figlio alla fine dell'estate si ammala di paratifo. Il paratifo a quel tempo era una malattia molto importante, la brucellosi, qualcosa del genere. Lui, questo lo sappiamo da ricostruzione giornalistica, cerca di ovviare al problema ricorrendo a medici che potessero venire a visitare e a curare il ragazzino in casa. Poi naturalmente la cosa probabilmente si aggrava e si vede costretto a ricorrere a cure ospedaliere. Dovrebbe tornare a Roma, io immagino che quella dovesse essere la prima scelta, però il viaggio è troppo lungo per poter sottoporre uno stress tale un piccolo ammalato. Quindi non resta altro che Catania e quindi il Vittorio Emanuele, che già allora era, insomma, l'ospedale più importante. La mattina del 15 settembre prende il rapido per Catania, arriva, viene prelevato da un amico, da Mario Centorbi, alla stazione e vanno in carrozza, passano dalla banca a fare un prelievo, questo è un particolare importante, dopodiché si portano a Vittorio Emanuele, dove hanno appuntamento col direttore sanitario di allora, il cavaliere Salemi. C'è una visita ai reparti, ma in quel momento l'ospedale non ha un pediatrico, lo stanno ricostruendo,
c'è un padiglione che è l'attuale pediatrico, il padiglione Costanza Grevina, che è ancora in costruzione. Credo che fino a qualche anno prima fosse stato un ospedale militare, ci andavano i feriti di guerra. E a quel punto hanno un'illuminazione. Probabilmente non ci sono stanze o non c'è la disponibilità per un ragazzino che doveva gioco forza anche avere la presenza della madre. Quindi l'idea, nasce l'idea di poterli collocare in una stanza, in una ala, diciamo nelle stanze meglio messe di questo padiglione, che però era in costruzione. Questo padiglione ancora non ha nemmeno l'illuminazione elettrica. Viene concordato, dopo una ispezione, viene concordato che Martoglio si occupasse di finanziare la messa in opera di un minimo di impianto elettrico e di arredo, di mobilia che potesse mettere insieme, che potesse appunto arredare la stanza per il ricoverato e anche una piccola dependance per una infermiera che accudisse il ragazzino. Questo è il progetto che nasce fra il direttore sanitario e Nino Martoglio. Questo progetto, naturalmente, siccome parliamo di un reparto in ristrutturazione e parliamo anche di un reparto dove, lo verremo a sapere dopo, si racconta anche, ma questo a Martoglio viene naturalmente taciuto, però c'è una serie di piccoli furti notturni, cioè in quel reparto c'è del materiale edile e come tale la dirigenza dell'ospedale sa che la notte si sono verificati casi simili di furtarelli di materiale edile. Ciò nonostante, questo è il progetto, con questo progetto il progetto viene sottoposto al presidente dell'ospedale, che era un uomo politico di lungo corso, parliamo dell'onorevole Libertini, Pasquale Libertini, che anche lui è una figura molto centrale. Di questo colloquio noi sappiamo per via indiretta, per alcuni spiragli che sono negli interrogatori a cui poi verrà sottoposto dal magistrato il direttore sanitario. Questo colloquio probabilmente scatta qualcosa di imprevisto. In questo colloquio c'è un innalzamento di tensione fra i due, fra Martoglio e Libertini, e in qualche modo alla fine si parla della parola morte. L'unica cosa appunto che sappiamo è che forse neanche un alterco, ma un banale litigio, Martoglio dice a Libertini: beh, se la mettiamo così, allora vuol dire che a Catania si può solo morire. E mai profezia fu più azzeccata, ma mai una immagine retorica di questo genere fu più disgraziata, perché è vero che il colloquio si traduce poi in una concessione da parte del presidente di questi locali, e Martoglio finanzia la messa in opera che di fatto viene messa su nel giro di poche ore. Nel giro di poche ore vengono acquistate dei mobili nella via Lincoln di allora, nell'attuale via San Giuliano, vengono messe le lampadine, viene ultimato l'impianto elettrico. Alle 20 della sera stessa, Martoglio, che è rientrato sempre in treno a Giardini, torna a Catania con Elvira Schiavazzi, la moglie, e il figlio. Tornano a Catania, si presentano intorno poco dopo le 9 in ospedale, e lì succede quello di cui parlava Luciano, cioè vengono affidati a questa infermiera, Rosa Mangiagli,
vengono di nuovo ricevuti dal direttore sanitario e sistemano il piccolo, mandano un infermiere, l'infermiere Calia, prendere qualcosa delle vettovaglie, insomma qualcosa per cena. Poi Martoglio è obbligato, anche se, e anche questo lo sappiamo dalla testimonianza che rilascia la moglie e al magistrato, Martoglio ha come un'inquietudine, comincia a probabilmente essere anche restio, immagina forse che non è una grandissima idea vedere questo reparto di notte e sapere che lui sta lasciando moglie e figlio in questo reparto assolutamente deserto, cioè, oltre all'infermiera e ai suoi familiari non c'era nessuno, era un cantiere d'altra parte. E allora ci racconta la moglie appunto che lui insiste più volte, ma sei sicura, ma forse è meglio che io resto, forse ho sbagliato a immaginare questo tipo di organizzazione. Però a un certo punto, anche dietro le rassicurazioni della moglie, prende e va, percorre questo corridoio, e da lì in poi noi abbiamo, è molto interessante vedere nel fascicolo che abbiamo trovato, nel fascicolo indagini, la mappa, la pianta del padiglione con la direzione che fa Martoglio, cioè questa percorre questo corridoio, ma anziché arrivare alla porta vetrata che dà sull'atrio e quindi all'uscita, a un certo punto c'è una deviazione che va oltre una porta. Dopo questa porta ci sono una serie di locali che sono ancora in lavorazione, sono al buio, non c'è luce, non c'è corrente, non c'è niente, si danno attrezzi, calce, mattoni. E oltre questa porta c'è uno stanzino, un'altra porta, un altro stanzino, e poi c'è la terza porta, che è una porta tra l'altro inchiavardata al muro da una piastra di metallo. E questa porta, che risulta scassinata all'indagine seguente, questa porta è quella finestra che avete visto nella ricostruzione di Gianni, e oggi è una finestra. Questa porta dà non sulla tromba di un ascensore, anche questo è inesatto, è un pozzetto luce, esiste ancora, lo abbiamo visto. In realtà la leggenda dell'ascensore nasce perché in quel momento, appunto per motivi inerenti alla ricostruzione, viene usato come montacarichi, sopra c'è una terrazza, quindi lì ci scorre un montacarichi per portare giù il materiale che serve per la ricostruzione. E lui precipita da 3 metri e 35 centimetri. Viene ritrovato il giorno dopo in una posizione che però non consente, stranamente, alla stessa persona che lo aveva accolto, alla stessa persona lo aveva accudito in questa ricerca di una soluzione per il problema del figlio, questa stessa persona, sì, che dice al magistrato di averlo ritrovato intorno alle 12 del giorno dopo, cioè del 16 settembre, questa stessa persona a 3 metri e 35, in un pozzetto luce inondato dalla luce del sole, non lo riconosce, lo scambia per un lungo degente, tale Giuseppe Salvatore Capiniti, un detto la Capichella, un lungo decente, un ex cocchiere ammalato di lui, credo che di sifilide, sì, che stava da 3 anni, era ricoverato lì, una persona che innanzitutto aveva tutt'altro abbigliamento. Noi sappiamo di Martoglio perfino come era vestito quel giorno, quella sera. Era vestito aveva un abito grigio chiaro, aveva delle scarpe all'uso scozzese, aveva un bastone da passeggio, aveva un berretto, una paglietta, esatto. Va bene, fermiamoci per adesso qui. Allora, io vorrei, intanto,
Vediamo fisicamente com'era Nino Martone. Alto, dritto, con tanto di barbetta petulante, focosi gli occhi, adunco il naso, ampia la fronte, forte il labbro. La gente si torceva di rabbia e di paura e le donne andavano in estasi per il poeta dolce di pensieri e ardimentoso di braccio, perché era molto facile il duello. Martoglio ha fatto circa 21 duelli e credo che il conto, ma adesso mi possono correggere eventualmente gli studiosi, credo che il conto è stato fatto per difetto. 21 duelli per ragioni o politiche o sentimentali, perché lui politicamente era molto impegnato, era un socialista, contrapposto, diciamo, all'ala conservatrice all'epoca catanese, e diciamo che il fascismo era già agli albori. Mentre c'è un'altra descrizione fatta da Giacomo Arnaud, il quale scrive: sotto l'arco della fronte, di solito dolcemente accigliata, gli occhi lucenti, fermi e dolci nell'affondarsi dell'orbita. Il naso lungo e ossuto sembrava proteso al vento, quasi a fiutare l'appressarsi dell'immancabile avversario. Baffi e pizzo alla moschettiera completavano il volto di questo guascone siciliano, sempre pronto a sottolineare ogni frase ardita col segno netto di una sciabolata e mai vergognoso d'una lacrima, ogni qualvolta un soffio di bontà e di gentilezza lo avesse intenerito. Questo dal punto di vista un po' fisico, dal punto di vista delle fattezze sonate, fisiche e caratteriali. Ma vediamo dal punto di vista intellettuale com'era Nino Martoglio, cioè quando muore Nino Martoglio, in quel momento, chi è la figura forse al massimo della sua notorietà? Sarà Zappulla Mosca. Sì, perché è a Roma, è in una strettissima amicizia con Luigi Pirandello, è un protagonista del teatro italiano di quegli anni, della SIAE, quindi rapporti con Marco Braga, con Lopez, con il fiorfiore della intelligenza del tempo, e soprattutto sempre un paladino, sempre un d'Artagnan in difesa del teatro siciliano, però tout court. Martaglia aveva concepito un grande sogno che in parte ha realizzato, quello di creare un teatro siciliano, dice, negli autori, negli attori, nella lingua, da portare in giro per il mondo, un teatro fra virgolette dice d'arte, e naturalmente anche sempre in lotta con l'amico Luigi Pirandello per promuovere e difendere anche il loro, diciamo, teatro, il loro repertorio. Ecco, basta, cioè, è stato detto giustamente quando, e lo sappiamo tutti, sia stato poliedrico Martoglio e che si è provato con risultati eccellenti, dal giornalismo alla poesia, al teatro, al cinema, è stato anche attore, anche dicitore, capocomico con compagnie importanti create da lui, ma che hanno avuto un ruolo importante nella storia del teatro, non soltanto italiano, e poi naturalmente a indicare così il livello e la stima in cui lo teneva uno scrittore come Luigi Pirandello, un cenno merita il loro sodalizio, perché ecco, si deve a Martoglio, come a Capuana si deve la spinta, perché Pirandello lasci poesia e filologia per la narrativa, ecco, a Martoglio si deve il drammaturgo Pirandello, perché ecco,
ecco, dietro le sue sollecitazioni ha origine questa straordinaria stagione dialettale pirandelliana, straordinaria anche per il sodalizio appunto con Pirandello e per gli attori. È stato ricordato proprio il grandissimo attore che è stato Giovanni Grasso, che ha riscosso successi d'eccezione in tutti i più grandi palcoscenici del mondo, e poi Angelo Musco e tutti gli altri. Ma ecco, l'importanza è solo un cenno, naturalmente, come viene fuori dal loro intenso carteggio dal 7 al 21, pochi giorni prima della scomparsa, la stima che Pirandello avvia Martoglio, appunto, da dire, mentre Martoglio faceva la regia, diciamo, ancora naturalmente il termine non esisteva, dei testi di Martoglio, ecco, che lui poteva, alla prova della vera vita di un'opera teatrale che è il palcoscenico, fare quello che voleva, tagliare, aggiungere, eccetera, dei testi di Pirandello. Basta che mi dicono che l'ha voluto Martoglio, e per me va benissimo. Martoglio si irrita moltissimo con Musco perché ha tolto una sua commedia, ero per metterne una di Pirandello, perché questo potrebbe guastare l'amicizia straordinaria, il sodalizio che aveva con questo che poi è diventato il più grande drammaturgo del mondo, e ancora insieme a Shakespeare, e ancora per esempio hanno scritto insieme ben due commedie, Avellanzi, Capitato, Paga Tutto, e noi sappiamo che, ecco, se ci pensiamo, non lo so, non mi viene in mente un'altra amicizia fra due scrittori che di solito, insomma, ci sono gelosie, eccetera, di simile vero livello. Ecco, questo era Martoglio in quegli anni, cioè un protagonista della cultura italiana e anche internazionale. Beh, internazionale adesso ci arriviamo, perché oltre alle commedie c'era il cinema, e forse non tutti sanno che Martoglio è stato il pioniere del cinema, non solo italiano. Pioniere del cinema, diciamolo chiaramente, perché così come mi ha detto Enzo Zabulla, ora ne parliamo Enzo, il cinema europeo in quel momento era il migliore del mondo, gli americani sarebbero arrivati dopo la prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale ha interrotto questo grande momento del cinema italiano, e Martoglio era il perno, attraverso diversi lavori, attraverso diverse opere, ma soprattutto attraverso Sperduti nel buio, di cui lui è stato il regista e a cui si sono ispirati, dopo la seconda guerra mondiale, dei registi del calibro di Rossellini, di De Sica, per fondare questa corrente straordinaria che avrebbe fatto parlare il mondo, che è il neorealismo, al quale poi si sarebbe ispirato, ma voglio dire, non credo di esagerare, si sarebbe ispirato un altro grande però americano, Martin Scorsese, quando disse: io mi sono ispirato per fare cinema ai grandi registi italiani, Visconti, De Sica e Rossellini. Quindi Visconti, De Sica e Rossellini però a loro volta si sono ispirati a Nino Martoglio. Questa è storia, purtroppo questa pellicola, Sperduti nel buio, non si è più trovata, perché l'esercito nazista, quando venne in Italia, fece razzia di tutte le opere d'arte, e purtroppo anche Sperduti nel buio è stato sperduto lì. Io stasera sono costretto a cambiare un po' la scaletta, e quindi a cambiare cronologicamente alcuni fatti, ma comunque poi torniamo attraverso qualche volo pindarico. Nel frattempo ringrazio il sindaco di essere arrivato, di essere venuto, grazie Daniele. Dunque mi vorrei rifare. Dunque, che succede? Succede che Martoglio viene, secondo la versione ufficiale, trovato in questa tromba di ascensore, però non interviene nessuno. Adesso parliamo della dinamica. Non interviene nessuno, non interviene un poliziotto, non interviene un magistrato, non interviene nessuno. Perché? Perché c'è stato lo scambio di identità di un cadavere, come ha detto il Gimbo. Non si disse subito che era Nino Martoglio, ma si disse che era questo ex cocchiere, malato di sifilide, ricoverato all'ospedale Vittorio Emanuele da 3 anni, e si disse che il morto era lui, che non era Martoglio. Cioè, siamo, diciamo,
in un'opera degna veramente della penna di Martoglio, di Pirandello, di Camilleri. Non so se avete letto La scomparsa di Patò che fa il suggeritore a un certo punto, mentre c'è la passione, sprofonda la passione di Cristo, mentre stanno rappresentando la passione di Cristo, sprofonda nella botola del suggeritore, non si trova più, è un nepatò non si sa. E così è stato proprio per Nino Martoglio, una cosa veramente paradossale. Fatto sta che i magistrati e i poliziotti sono intervenuti dopo quasi due giorni. Lui scompare il 15 sera, si sta tutto il giorno del 16 con un cadavere eccellente come Nino Martoglio, che non si sa se è morto sul corpo. La versione ufficiale ci dice che è morto quasi istantaneamente, ma su questo ci sono dei dubbi. E fatto sta che Martoglio non sappiamo se ha agonizzato per parecchie ore o se è morto subito, ma fatto sta che ci sono eccellente come Nino Martoglio nella botola di un ascensore per un giorno, e quindi in un giorno può succedere di tutto. E dopodiché, dopo il 17, arrivano i poliziotti e il magistrato per fare il sopralluogo e per ordinare non l'autopsia, perché l'autopsia non è stata mai fatta, per fare un esame esterno sul cadavere. Qui c'è il professore Pomara, Cristoforo Pomara, ordinario di medicina legale all'Istituto appunto di Medicina Legale di Catania, che è seguito, che sta seguendo molto attentamente e autorevolmente il caso. Professore Pomara, ecco il microfono. Professore Pomara, qual è stata la motivazione con la quale il dottor Riccioli era un medico chirurgo dello stesso ospedale Vittorio Emanuele? Quindi diciamo che la cosa è stata fatta in famiglia, ma Martoglio muore all'interno dell'ospedale. E l'esame esterno lo fa un medico legale dello stesso ospedale. Qual è la motivazione? Intanto non me ne voglia, dottore Mirone, ma sa com'è. Tengo subito a fare una precisazione. Molti, ma nell'immaginario collettivo, probabilmente per le fiction che si vedono, pensano al medico legale come al risolutore del caso, dei casi giudiziari. Così non è. Il medico legale dà un contributo, peraltro che l'ho scritto, diciamo, nel mio trattato, è anche il più importante all'indagine giudiziaria. L'indagine giudiziaria si costella di una serie di dati che poi portano ad un'ipotesi, e neanche sempre quell'ipotesi poi è detto che sia quella che verrà giudicata come tale all'interno dell'elenco giudiziario, in cui poi è un giudice, quando c'è una giuria, anche una giuria, a stabilire cosa sia successo e se ci sia stato o meno un reato. Quindi il medico legale, quindi mi dispiace deludervi, dà dei contributi che sempre di più negli anni sono diventati di natura scientifica, si chiamano evidenze, sono delle evidenze basate su oggettività. Quando decadono queste evidenze oggettive dalla scena del crimine, si fa un'interpretazione che anche se è basata su altre evidenze che sono quelle bibliografiche, e quindi si arriva a un'ipotesi che deve essere scientificamente credibile. Era doverosa la premessa, perché ecco quello su cui mi sono basato nello studio è essenzialmente il rilievo di natura tecnica fatta da uno specialista, apprendi in chirurgia, ma sicuramente ecco, diciamo, qualcuno che fu chiamato a fare una qualche cosa di medico legale, che era un esame esterno. Però ecco, devo dire che l'esame esterno è la routine, quindi non vi fu, ad onor del vero, una deviazione da quella che è l'indagine tipica che a tutt'oggi si fa in Italia, così come negli Stati Uniti. Cioè viene fatto il cosiddetto esame esterno cadaverico. Dall'esame esterno cadaverico poi il medico intervenuto dà il suo giudizio al pubblico ministero. Quindi è ovvio che se un difetto di indagine ci fu nel non fare l'autopsia, non fu, da quello che emerge dalle carte, legato, cioè, o quantomeno a me non interessa, diciamo, perché il resto nel mio piccolo cantuccio è quello del medico legale. Però ecco, quello che vi devo dire io come esperienza, sia scientifica che professionale, avviene, è quello che avvenne allora e che avviene a tutt'oggi. Se vi è un medico legale che interviene per conto della Procura della Repubblica, il nostro codice di procedura lo prevede, che possano avvalersi ovviamente di personale tecnici ausiliari, si dice, ove lo ritengano, e quindi quando si tratta di studiare
spiega un cadavere, interviene un medico legale, il medico legale dice per me la causa di morte è pacifica, è chiaramente dall'altro capo del telefono o accanto a lui il pubblico ministero con i suoi ausiliari di polizia giudiziaria non ha in mano determinate evidenze investigative per poter produrre un effetto diverso, se ne è convinto chiaramente chiude il caso. Ad onor del vero devo dire anche che, proprio per essere precisi, due volte fu sentito il medico, quindi il giudice, se anche ebbe dei dubbi, due volte si rivolse al suo specialista e tutte e due volte lui negò che vi fosse l'esigenza di procedere all'esame autottico. Io non so se vuole lei, dottor Mignone, per facilitare l'osservatorio che faccio vedere, chiederei l'ausilio alla tecnici di andare, no, qualche, così magari il pubblico segue quello che stiamo dicendo. Se va alla diapositiva numero 4 potrete leggere quello che io ho riportato in atti, anche questa è una procedura che si fa regolarmente, io non ho fatto altro che ripercorrere metodologicamente quello che facciamo oggi nel 2019 a Catania, così come in altre parti del mondo. Dagli atti in nostro possesso emergeva che il dottor Riccioli vedeva, se può cliccare così la facciamo vedere tutta, tutta una serie di dati che erano dei dati più importanti del quale, dei quali, così voi lo capite, è entrato un attimino anche nel clima di fiction, no? Quando si parla dell'ora del decesso, giusto? Siete abituati a sentire l'ora del decesso, d'accordo? L'ora del decesso la potrete vedere soltanto nelle fiction, perché in realtà scientificamente noi parliamo di un'epoca di decesso che è un intervallo razionalmente credibile. Dico sempre io, i miei studenti, i miei specializzanti e i colleghi quando faccio corsi di aggiornamento, se c'è un medico legale che vi sa dire l'ora del decesso ad oggi, al 2019, a questo giorno, a quest'ora, o è l'assassino o è un testimone oculare, d'accordo? Oppure uno sprovveduto che fa poi cadere tutto un processo perché presuntuosamente pretende di dare un intervallo che magari sia un intervallo di un'ora, e quindi in quel caso è uno sprovveduto e potrei citarvi chilometri di processi che televisivamente avete sentito andare a monte perché qualcuno aveva detto che c'era un'ora del decesso. Quindi viene dato un intervallo di tempo. Lui cosa valuta? Allora lui valuta una serie di esami e parla, vi dico le cose più importanti, di una rigidità cadaverica, che è uno dei fenomeni tanatocronologici che noi andiamo a valutare. Rigidità cadaverica mancante agli arti della mandibola, significa il rigor mortis, il rigor, la rigidità che si forma secondo il suo apprezzamento è mancante agli arti della mandibola. Altra cosa importantissima, dice che alla bozza frontale mediana vi è un'estesa contusione con una ferita lacero-contusa irregolare con notevole infossamento. Vi è un infossamento di questa lesività. Vi dico che, se guardate l'ultimo rigo ancora, se cliccano un'ulteriore volta per favore, ci dovrebbe essere, esatto. Questa è la seconda affermazione, quindi lui viene poi richiamato all'esito di una serie di indagini fatte dalla magistratura, lui viene richiamato e, in sintesi, ma io cito esattamente quello che scrive lui, scrive e ritiene ancora una volta che non vi è alcun'altra lesività se non quella che è oggettivata e che non vi è alcuna necessità di andare incontro ad esame autottico. Quindi significa che, con ragionamento, si dice ex post e di natura deduttiva, devo dedurre, visto che ho sentito tante deduzioni, ma la mia credo, diciamo, che sia basata su evidenze, devo dedurre che vi fu un dubbio da parte del magistrato, fu risentito lo stesso consulente, ma lo stesso consulente continuò a dire che non vi era assolutamente bisogno di un esame autottico e che la lesività è questa. Ora, a questo punto, se abbiamo soltanto questi elementi scientifici, quantomeno io dal mio cantuccio, diciamo, medico legale, devo ragionare con questi elementi. Però in realtà, ecco, io non parlo, quindi vi voglio subito, ecco, rovinare la serata. Io non parlo, né scientificamente posso dire che vi fu un omicidio, assolutamente, perché non è, né tantomeno chi è l'assassino, perché ho degli elementi. Quello che posso dirvi è, cioè, un quesito che ho immaginato fosse un quesito che, in questo caso, non il pubblico ministero, ma magari il GIP piuttosto che, non lo so, in assise, mi si fosse chiesto: caro professore, avendo questi dati in suo possesso, ci dica, visto che c'è un giornalista, come allora, no? C'era un giornalista che sosteneva che vi era stata una colluttazione, se le due ipotesi sono due ipotesi che scientificamente entrambi sono sostenibili, o se ve ne è una che, con i dati che lei ha a disposizione oggi, con quelli che eventualmente le metterò a disposizione io,
su sua richiesta, potrà soppesare o far calare l'ago della bilancia verso l'uno o verso l'altra. E allora, un primo dubbio, poverino, però a qualcheduno il magistrato poteva venire, ma nessuno ci riflette allora. E andrei a quella della ricostruzione che hanno fatto il maestro Gimbo e l'avvocato circa la cronologia, tornando a farvi riflettere su quello che vi ho detto sull'epoca della morte e su quello che sappiamo di questa storia. Cioè, se mi va un attimo alla diapositiva 6, noi che cosa sappiamo? Sappiamo essenzialmente che cosa? Che l'ultima volta che viene visto, o comunque che si ha traccia di Martoglio in vita testimoniata, perché chiaramente in un'indagine il pubblico ministero mi dice giustamente: professore, ripartiamo però da quando è l'indagine testimoniata, sarebbero circa le 20, perché poi la moglie dice che se ne andò alle 21:30, ma chi esclude che non sia stata la moglie ad ucciderlo, giusto? Quindi l'ultima volta che viene testimoniata in vita, che viene testimoniata, dico, ha fatto tanti duelli per amore, magari è stata la moglie e l'ha precipitato in una tromba delle scale, no? Questa è un'ipotesi, ne abbiamo dette tante. Oh, ovviamente per dirvi, ecco, che poi, diciamo, se uno, ecco, mi porta al ragionamento fuori dalla medicina legale, ognuno ne può dire una, come voi ne potete dire tante altre. Però guardiamo invece che cosa succede. L'ultima volta che viene visto alle 20, alle ore 14 viene scambiato il cadavere per il corpo di un altro, soltanto, se mi riclicca così le faccio vedere tutte, alle 11:30 del 17 il dottore Riccioli alle 11:30 fa questo esame esterno, e quindi sappiamo che è Martoglio. Guardate, siamo partiti dalle 20, siamo arrivati alle 11:30 però del 17. Se andiamo alla successiva diapositiva, clicchiamola tutta così non perdiamo tempo, di cosa ci accorgiamo? Ci accorgiamo essenzialmente che ci sono circa 39 ore e 30 minuti. Ora, se ci sono 39 ore e 30 minuti, com'è possibile che Riccioli scrive che la morte fu istantanea e cataloga la ora, il suo periodo del decesso a 18 ore? C'è qualcosa, 18 ore precedenti. Se sono 18 ore precedenti, se voi vedete, ci muoviamo entro quell'arco delle 21:30 e quindi siamo alle 14 del 16, dovremmo ammettere che Martoglio il 16 era ancora vivo. Come si giustifica? Che ci sia stata un'agonia di 18 ore? O che semplicemente il Riccioli, questa è la mia vera ipotesi, fosse, fatemelo dire da docente, no? Poco preparato, magari distratto, perché se tu scrivi che muore subito, ma dai un'epoca a 18 ore prima, vuol dire che è morto il giorno 16. E poi c'è un'altra cosa che non torna con le 18 ore, sempre con quello che scrive lui: rigidità mancante agli arti alla mandibola. Ora, su questo ovviamente semanticamente con i miei collaboratori mi sono interrogato, perché ogni caso poi diventa didattico per loro. Beh, che vuol dire la rigidità che manca agli arti e alla mandibola? Che è assente? O che è presente a tutti gli altri e soltanto assente agli arti e alla mandibola? In ogni caso, dovunque noi interpretiamo l'intervallo di tempo, oggi, allora ho controllato e poi ci arriveremo, indubbiamente non tornava con le 18 ore. Sarebbe bastato questo piccolo particolare, che ovviamente però è un particolare molto tecnico, che qualcuno lo sollevasse, che sono sicuro, ora come allora, il pubblico ministero avrebbe proceduto nel dubbio a cambiare il Riccioli, visto l'errore, o a procedere verso un esame autonomo. C'è un'altra cosa che non torna. Se voi mettete due dita sulla vostra fronte, abbiamo due bozze frontali, non esiste una bozza frontale mediana. Dobbiamo interpretare che comunque vi sia, evidentemente il Riccioli intendesse una regione mediana alla fronte, lì dove c'è la linea delle due bozze, e fissatelo questo tipo di particolare, perché anche questo è molto importante. L'ipotesi alternativa era il corpo contundente, giusto? Quindi ci troviamo di fronte a un'ipotesi nella quale dobbiamo mettere insieme, il giornalista diceva che vi era stata una colluttazione e che quindi questa ferita potesse essere da corpo contundente, mi interrompa quando vuole. Ecco, a beneficio di chi magari non conosce certi passaggi, parliamo di un giornalista che è stato l'unico giornalista che parlò di tesi alternativa, parlò di omicidio, in modo, era un giornalista
di un giornale, si chiama L'Epoca, giornale nazionale, non Epoca, quello che poi conosciamo, L'Epoca, si chiamava Rosario De Meo, si chiamava Rosario De Meo, e lui, facendo un sopralluogo, parlando con fonti giudiziarie, con fonti anche all'interno della polizia, teorizzò, portò avanti questa tesi. Ma adesso dopo io vi leggo qualcosa proprio che riguarda la deposizione di De Meo. Prego, professore. Questa è la parte più interessante dal punto di vista legale, cioè osservare se vi era una caduta o se vi era stata una colluttazione. Mi ero imbattuto qualche anno prima in un caso, io faccio pochissimi casi di parte perché credo di non averne fatti neanche 10 in vita mia, ho sempre lavorato per le procure della Repubblica e anche per l'ufficio, però alcuni li ho fatti per motivi anche importanti, perché è importante farli e poi perché credo fondamentalmente nella giustizia e poi dopo anni magari ne ho avuto ragione, ma come ho detto all'inizio, nei tribunali magari la tua verità scientifica, sebbene possa essere diciamo soppesata, non è quella credibile. Vi era un caso recente in cui mi ero imbattuto qualche anno prima, per cui diciamo quando mi fecero vedere il caso fece immediatamente la mente corse a quel caso. È il caso di un ragazzo che a mio modo di vedere era stato picchiato, ma che era talmente evidente che fosse stato picchiato, che quando il mio maestro mi chiese di seguire il caso insieme a lui, dissi: "Ma professore, ma di che parliamo? È ridicolo, dico, perché dobbiamo metterci io e lei a seguire un caso così?" E lui, d'altronde, alla saggezza mi disse: vedrà. E facciamo questo caso, se mi va alla diapositiva numero 17, che perdemmo, perché in processo poi alla fine, ecco, risultò che in effetti non vi era una grande evidenza fra una caduta e una percossa, e quindi diciamo sembrava che questo ragazzo in effetti, secondo il perito, un perito molto importante, quindi un ordinario come un maestro, un professore diciamo importante anche lui, ecco, sosteneva che era caduto e che vi erano le evidenze che vi erano le cadute, e fra l'altro sosteneva che c'era una frattura di vecchia data a livello lombare, mentre noi invece sostenevamo l'opposto, eccetera eccetera. Se torno alla diapositiva precedente, soltanto ora, diciamo, sui giornali leggete, io poi non mi innamoro mai di questi casi, non ho accettato più di seguirlo in appello, è una questione di scelte mie personali, professionali che uso fare. Ecco, questo caso è il caso, ad esempio, di Stefano Cucchi, no? Anche lui era caduto. Cos'è che dissi io in dibattimento? Ma scusate, facendo vedere tutta una serie di studi, fra l'altro prendendo studi che erano stati fatti a Roma, all'Istituto di Roma, dove veniva celebrato il processo, e quindi dove erano stati studiati circa 300 casi di cadute. In tutti i casi di cadute, ovviamente il segmento principalmente interessato, tranne in quelle raramente, qual è? Secondo voi, se cadete verso il suolo, cosa sbattete per primo? Come? Il naso, giusto? È ovvio, c'è bisogno di una laurea in medicina, di una specializzazione in medicina legale, è una cosa ovvia. Poi chiaramente più alta la caduta, invece più c'è bisogno della medicina legale per spiegare determinate cose, cioè dovete avere la fortuna di cadere e sbattere contro una qualche cosa che vi faccia un occhio nero. Ma nel nostro caso avevamo la fortuna che gli occhi neri erano due, quindi diciamo era proprio difficile immaginare un oggetto che riuscisse a fare due occhi neri e non ledere tutto il segmento del resto dell'ovoide cranico, d'accordo? Ora apprendo oggi, da queste costruzioni non avevo, che il martoio fosse alto, che è un dato adesso per me importante, ma non ho qualche altezza, quindi non sappiamo se sia vero o meno, ma che, diciamo, mi sembra abbastanza certo avesse anche un bel naso, diciamo, proveniente, almeno quanto il mio, fra l'altro adunco, per cui, diciamo, anche qui era importante, quindi questo mi sollevò subito un dubbio quando vidi l'esame esterno. Poi ovviamente ho acquisito tutto il resto degli studi, e il resto degli studi ci dimostrano, ma ve ne cito semplicemente due che sono i più importanti per farvi capire di che cosa stiamo parlando, il resto degli studi ci dimostrano che in sostanza vi è da poter certamente escludere. Sono chiaramente degli studi recenti, no, fatti su casistiche importanti, vi è certamente da poter escludere una caduta tutte le volte che ci sia una frattura infossata. Vi è da escludere una caduta tutte le volte che questa frattura sia oltre la cosiddetta, come definiscono gli americani, oltre la linea del cappello. Qui
quindi il cappello arriva proprio alle bozze frontali, per cui la linea del cappello è da sopra. Quando è da sopra, la frattura è una frattura legata a una caduta, quando è di sotto non esistono riportate in letteratura fratture che possono essere giustificate come tali. E quindi, professore, a questo punto, se lei si dovesse attenere ai dati che ha scritto il dottor Riccio, cosa direbbe? Se vuole andare un attimo alla diapositiva 14, perché come mia prassi, come dico sempre ai miei, queste cose è bene che si vedano, ecco, non è un pensiero del professore Pomara, d'accordo? Io cito sempre letteratura, d'accordo? Quindi questi sono gli studi che sono stati effettuati. Se andiamo alla diapositiva successiva, credo che c'è un altro, però ecco, come vedete, ecco qui, i tipi di fratture craniche più frequenti sono quelle lineari seguite a quelle comminute. Queste sono tutte le precipitazioni che la medicina legale ha studiato in altezze inferiori ai 5 metri. Ma vi è un altro dato importantissimo che ci dice la medicina legale, poi arriva la domanda, che in tutte queste fratture, in tutte queste cadute inferiori ai 5 metri, la stessa percentuale probabilistica che io ho di ledere, di lesione del capo, ce l'ho sicuramente a livello costale. Quindi riporto altri tipi di fratture e poi misura, anche se misura minore, agli arti. D'accordo? Ora, cosa devo dire rispetto a questo? No, rispetto a questo devo dire quello che ho premesso, che a mio modo di vedere, che ho scritto, che a mio modo di vedere l'indagine medico-legale fu un'indagine assolutamente insufficiente. Quindi, se per assurdo, e per assurdo significa se non avessimo ad oggi, ma ce l'abbiamo, l'opportunità con i mezzi scientifici e tecnologici della moderna medicina legale e della medicina in generale, la possibilità di ristudiare il martoglio, beh, allora se dovessi dare una mia interpretazione, dovrei dire che assolutamente è da escludere la caduta. Questa era una notizia. Giornalisticamente è una notizia. Sì, però ho detto che va studiato, nel senso che lo devo dire soltanto sulla scarsezza dei basi di ciò, ma devo dire anche che stiamo parlando, però stiamo dando credibilità, dovremmo dare credibilità allo stesso verbale nel quale c'è scritto che un soggetto che muore istantaneamente, secondo lo stesso medico, muore 18 ore prima dei suoi accertamenti, cioè quando siamo certi che il martoglio, o dobbiamo ipotizzare che fosse morto, oppure, caro dottore Mignone, dobbiamo ipotizzare che il martoglio abbia passato la notte in compagnia di qualcuno, da qualche parte, si sia allegramente divertito e poi sia tornato in ospedale da cadavere. Però non tornerebbe lo stesso con il riccio di questa ipotesi. Cioè, ciò che noi voglio dire, che ho cercato di dirle, ma che lei giornalisticamente ovviamente è giusto che deve interpretare a suo modo, è che ad oggi noi abbiamo un dottor Riccioli che ci dà un verbale talmente contraddittorio che non so che peso scientifico dargli. Allora, cosa fare? Voi però potreste obiettare, però professore, lei, diciamo, anagraficamente ha un'età che certamente non è testimone dei fatti di allora. Bene, e questo qua si vede, ed è anche questa un'evidenza oggettiva sotto gli occhi di tutti. Certamente stiamo parlando di un'ipotesi delittuosa nel 1920, mentre lei invece ci ha fatto vedere un articolo recente, su bibliografia recente. Giustissimo. Però devo anche dirvi, e vi svelo un paradosso, diciamo, che nel nostro ordinamento l'unica fonte normativa che abbiamo per giudicare la tempistica e la qualità di un'autopsia giudiziaria, quantomeno una norma italiana, fortunatamente viene una europea del 1999, è una circolare non ancora superata, nonostante, diciamo, io abbia provato e ci sia una mia richiesta presso il Parlamento italiano di rinnovo di questa circolare, è una circolare dell'allora Guardasigilli, che si chiamava e si chiama Fani, perché ancora esistente la sua circolare per noi medici legali, e questa circolare è data 1910, quindi stiamo parlando di un'epoca intanto antecedente. Ma vi è di più, ho fatto uno studio per cui cronologico, ho cercato dei libri e fra l'altro, essendo arrivato da un anno, anzi 13 mesi a Catania, ho ereditato questa bellissima biblioteca dove vi erano tanti libri antichi, d'accordo? Ho trovato dei libri coevi e addirittura di 90 anni precedenti
al Riccioli. Quindi devo presumere che se abbia studiato a Catania, si sia documentato, si volesse aggiornare presso Catania, erano dei libri dove lui poteva leggere, e se volete diciamo anche questi, se non mi credete vi facciamo vedere se va avanti con le diapositive, e quale c'era scritto proprio chiaramente che nei casi di cadute bisogna, vado avanti, questo le saltiamo tutte, esatto, questa è la circolare Fani del 1910 che ci dice che nei casi in cui interviene un medico che deve fare un accertamento per casi di giustizia vi è tutto un protocollo da seguire che non fu seguito da Richard e che ci furta oggi di una serie di elementi. Ma c'è di più, se andiamo avanti, questo è del 1846, quindi stiamo parlando di quanti anni prima del Riccioli? Di parecchi. Quindi possiamo dire che era una nozione consolidata ora come allora, così come per le nostre generazioni allora. Quando trattasi dell'esame dopo la morte, quindi la minuziosa descrizione delle vesti, delle sedi, delle estensioni, della profondità, eccetera, 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 eccetera. Quindi era previsto che l'esame esterno del cadavere poteva allora come ora essere bastevole per l'indagine, quindi per dire stop, non c'è bisogno di fare l'autopsia, ma doveva seguire questo tipo di studio. Ma poi vi era un'altra cosa nello specifico nota, se andiamo avanti. Questo, vedete, è un libro del 1858, quindi quanti anni siamo? Siamo sempre avanti dietro, giusto, rispetto al 1921, giusto? Vedete dunque come anche nei casi meno frequenti e più palpabili voi potete, non essendo esatti all'osservare istruiti sulla natura del fenomeno, ingannare il giudice e danneggiare l'innocenza. Egli avviene pure talvolta che si trovi un defunto sotto un'altura, sia rupe o edificio, onde si presume che egli sia morto perché precipitato dall'alto. Cioè era benissimo noto alla disciplina medico-legale 70 anni precedente, 90 anni precedente, gli studi di medicina del dottore Riccioli, che di fronte a una caduta il medico dovesse porsi il problema di un omicidio da indagare o da essere sicuri. Ma il Riccioli non conosceva evidentemente queste nozioni come tanto altro di quello che era dato conoscere. E i magistrati sì, però. No, il magistrato non può conoscerlo, anche questo diciamo, il magistrato nel momento in cui si affida a un suo esperto si deve fidare del suo esperto, perché lui ha studiato di legge, non ha studiato di medicina, se no non chiamerebbe il medico legale. Se io oggi come allora dicessi a un pubblico ministero, ma poi mi smentirà o meno il dottore La Rosa, pervicacemente non c'è bisogno dell'autopsia, d'accordo? Ora magari il dottore La Rosa chiaramente ha più esperienza, quindi se si accorge che l'epoca della morte non torna con la testimonianza, cambia immediatamente il consulente. Dico qualcosa, no, evidentemente lì o non era, diciamo, conosciuto o non si riflette, però vi fu un secondo interrogatorio nel quale il medico legale ribadì pervicacemente che non vi era necessità di sangue ottico perché era lampante ciò che era successo. D'accordo. Le faccio qualche, perché lei ha detto che deve scappare. Sì, purtroppo mi scuso. Mi pare che ci siamo, no? Sì, siamo. Sono stato di parola. Allora, è stato detto che c'è l'esigenza a questo punto di considerare l'ipotesi di una risumazione del cadavere di Nino Martoglio per giungere ad una verità, quella che si può, alla quale si può giungere. Allora, in caso di desumazione, cosa si potrebbe accertare? Ok, quindi intanto prima di riesumarlo, esumiamolo, anche un'altra cosa che il pubblico molto spesso sente, no, tra gli investimenti, la riesumazione del cadavere, quando l'abbiamo esumato due volte, perché non ci siamo neanche trovati sulla prima, che è una cosa che è frequente, no? Il cucchio è stato riesumato, perché è stato esumato una volta e poi riesumato una seconda volta, è il caso della riesumazione. Ora, se esumassi, dicevo questo, ecco, se mi fosse chiesto oggi scientificamente, perché da un punto di vista giudiziario, ma poi sarà il dottore La Rosa a chiarirle eventualmente queste cose, io non le conosco, non conosco di giurisprudenza, non quello che studiamo in scuola di specializzazione di codici. Se ci fosse chiesto di studiarla, se la domanda è cosa può fare la medicina legale, tutto, ma innanzitutto ci rendiamo conto che è presto, o abbiamo sparlato tutta la sera del dottore Riccioli, quindi troviamo semplicemente la frattura infossata a livello della bozza mediana, e quindi a questo punto, così come ve l'ho detto e l'ho scritto, dovrei dire al dottore La Rosa, che magari mi chiede appunto di intervenire in un caso analogo.
analogo, dovrei dire no dottore, non ci sono elementi assolutamente per avvalorare una caduta, qua si trattò di un corpo contundente e addirittura posso anche tracciare il tipo di corpo contundente, se ho fortuna, perché la maggior parte di questa lesività è una lesività, si dice, a stampo, per cui studiando i margini possiamo immaginare anche l'oggetto contundente che provocò il tipo di frattura. Oppure appunto troviamo una serie di fratture che oltre a quella della bozza frontale, che magari non è la bozza frontale, che magari non è infossata come dice il riccioli, o che magari è completamente diversa, troviamo una serie di fratture costali agli arti o vertebrali, allora a quel punto possiamo dire che si trattò di caduta. Però ecco, assolutamente sì, possiamo fare tutto questo. Io devo dirvi, ho studiato un omicidio medievale del 1300, ho studiato resti di un santo che era del 320 anno domini, poi ho studiato ossa invece di cimiteri di mafia del Gargano degli anni 70-80. Oggi con la tecnologia dell'attack spirale multistrato, che in sostanza è l'attack che voi conoscete per vivente, certamente noi possiamo rifare interamente tutto lo studio, quindi abbiamo non soltanto lo studio antropologico dei resti cadaverici, ma abbiamo tutta una serie di dettagli che ci permettono, attraverso l'osservazione dell'attack, di vedere frammenti fino a un minimo di 2 mm. Quindi possiamo esattamente ricostruire dei tramiti piuttosto che dei tipi di linee di frattura e quindi vedere anche i vettori delle forze con esperti cinematici, ingegneri, informatici, forensi, che ci permetterebbero certamente di avere un quadro, un panel molto più chiaro. Quindi se la domanda è: si può studiare scientificamente oggi il martoio e dare una risposta scientifica che con elevato grado di probabilità logica e credibilità scientifica, oltre ogni ragionevole dubbio, possa valorare una delle due tesi? La risposta è al 100% sì. Benissimo. Grazie, dottore Bonato. Sono le 19.57, mi pare che con i tempi ci siamo. Adesso io chiamo l'attore Nino Signorello che ci leggerà una poesia di Nino Martoio. Dov'è Nino Signorello? In fondo alla sala, lo aspettiamo. Ci leggerà una poesia, una delle poesie più drammatiche di Martoio, che è veramente è una poesia sui generis particolare, perché ci parla proprio di un fatto di sangue, ci parla di una donna che si suicida all'interno di un pozzo. Quindi una morte simile a quella di Nino Martoio. La poesia si intitola A testimonianza ed è una poesia molto importante perché siccome Martoio era un verista, quindi è una poesia che parla proprio di questo, ma ne parla proprio attraverso lo stile proprio si vede verista. E adesso Nino, ci siamo? Ti tengo io il microfono. Mezza ora ci dico. Da mattina mi trovavo a passare gli Eredani, quando udisi una voce sovarina e dopo vuoi voi di cristiani. Mi avvicinai e visti la lavendina e fossi lui di Masci e di Vendani, a taglio Uzzo di Santa Caterina, un'icia carretteria di facica. Vosi a curare. E a meno che ci punta, che non cosa non sente orgoglioso, ci ha domandato chi è tutta sta punta. Dice, casanza casa di uno, l'uzzo saluta un vizzo, a figlia di donna tutta stanotte, sacchettato in ciò puzzo. La marcia sventurata era imbazzuta, si via scippato spezzi e capiti, pennenti, ricchi, facci e mezzo a chiedi, che andava a pugna come una sbannuta. Ogni tanto, vedendo Carosini, li tastiava tutti muta, poi vani, con quale cuore l'ingannaste, diceva, figlia, un desiccio aduzzo dell'arma mia, com'è che mi passasti? N'aveva bene, non trovava calma, si voleva iettare in suo puzzo magari, ne scippava l'arma,
E correvo tanti sbirri, utiliato, un diso rufato, scritto di verbale, puttaro un gancio, un capo, un gacciamato, poi dice, vindeliri a cusicata. E cosa vi a fare avanti, sventurato? Manco se ci facevano una scala, un puzzo, senza essere esagerato, era 100 palmi, a cuda di cicata. Ma già rispose nulla. E un felice di mia, su lui era in bagna, non ci dava, manco per tutto l'oro che Dio fece. Ma la mia famiglia non mangiava più, io avevo 3 mesi che non travagliavo, per cui mi fece la croce e disse, io, l'imbracaro con un pezzo di comanda, liato a mezzo cianco e dei capigli, dico, signore miei, mi raccomando, calasso, 4 figli. Vai, ci vuole un anno, il cuore mi pareva, sia per schicchi di donna Dita, sia perché mi danno, ma avesse fatto pitigli. Basta, eccellenza, e fece come a chiedo, disse, coraggio, e mi abbordai l'affretto di mia, con lo graniero e con lo gran fritto. I denti mi sbattevano a martello, e lo scuro d'anni era così fitto che si poteva freddare con cutello. Mi scese una torcia, e lo chiarivo con la porta, e aggancio e cominciai a pescare. Ma che, eccellenza, non mi riuscivo, era alleppata, e non poteva assumare. Stesi chiude mezz'ora, paccuzzare finalmente come fosse Dio, fece corpo in gianco, gli accompagnivo, nella maniera che faceva scantare, unghia come una buffa, annerigata, i braccia rotta, la testa fracassata, i labbra verdi come un sangiero, dopo petto aveva un caffo, la turino cuso arrecciato, che ci rese neri, ci aveva azzeccato come un timperino. Avesse vuota un pezzo di pausa e fece insieme sopra gli sali e mi tenia dei spigli e dei cadusa per canziarla appena la farà giuzzare. Qualche dogane prima di arrivare disse una voce d'oro lamentosa che vette a me che piangia magari ogni stizza che faceva portosa. E penso che aveva inteso la sventura se ne pendivo, se ne passa forte e corse per vedere la creatura. Quando le gavette poi si buttò a sognozzo e salì a miso per sua mala sorte sopra la corda proprio all'uzzo. Donna Dita pareva conurtata, salì appoggiato all'orro, muta muta, come una babba, tutta insalanuta, guardando la figlia sola, azzariata. Quando a tutt'una pensa che era arrivato all'uscio e stava per essere sciogliuta, parlando con Donnelli dice, ascolta Neri, dai a fare un'ambasciata, chi lo si vuota sotto fatale gli da esce una muglia del matarazzo e chianta un corpo che manca un pugnato, un cuore ciò perciò tutto felato, te che te scanno io dice infamazzo, figliozza mia, fai a vendicato. Ho fatto via successo così presto che ancora non se ne avevano adunato, ma io da quella voglia a mano, lesto, si presentava un dotto deviato, dice, arrestata mia, manco mi vesto, sa vedere sto sangue scialarato, e pensate che eravano in arresto, Donnelli, che non aveva pipidiato, si iso, tiso, era un bileri, bianco come una gatta, sacanciato, il tavo sangue, gli abboccò a Natale. E tempo che cadia, guardando pace, a donna Tulla, un filo di ciato ci disse tante razze, signor pace. Bravissimo, bravissimo, grazie, grazie. Si può arrivare a una risposta anche certa, è assurda anche con gli esami, diciamo, che dicono, spesso quando questi avvengono a distanza di decine e decine di anni. Chi lo dice a me? Chi decide un'eventuale esumazione di un cadavere? No, l'esumazione del cadavere naturalmente, in un caso del genere naturalmente non potrebbe disporla l'autorità giudiziaria per un caso che non presenterebbe, diciamo, a parte che chiunque potesse essere stato, anche ancora ammettendo che fosse stato un omicidio, comunque sarebbero tutti già morti, quindi non si potrebbe perseguire nessuno sostanzialmente.
Per cui non so se poi al di là di questo, dal punto di vista scientifico, si possa fare una cosa del genere, proprio a livello di studio, ma a livello penalistico credo che non ci siano possibilità in questo senso, no? Perché bisognerebbe, il pubblico ministero dovrebbe aprire il procedimento a carico di Gnoti, ma Gnoti chi? Oggi avrebbero quantomeno 100 anni, quindi insomma. Quindi sarebbe impossibile, diciamo. Diciamo che dal punto di vista penalistico non credo che si possa fare. Dal punto di vista penalistico, no, perché ripeto, si dovrebbe aprire un'indagine su che cosa esattamente. Qualsiasi cosa sarebbe comunque estinta per morte del reo, per ipotesi, no? Cioè, un eventuale assassino sarebbe già morto. Quindi io vorrei chiarire però una cosa. Perché qualcuno ha detto, ma perché vi state occupando dopo quasi 100 anni di una storia vecchia, di una storia antica? Ormai appunto sono tutti morti, quindi no, io credo che invece sia importante, perché la verità non è una categoria che appartiene al presente, ovviamente rispondo così, la verità è una categoria universale. Se non ci fossero stati dei giornalisti, se non ci fossero stati degli studiosi, che avessero, non so, per esempio, si fossero occupati della morte di Enrico Mattei, se non ci fossero stati degli studiosi dopo molto tempo ad occuparsi della morte di Mauro De Mauro, se non ci fossero stati dei giornalisti ad occuparsi della morte di Giuseppe Fava, noi avremmo saputo, per esempio, la verità ufficiale ci avrebbe detto che Giuseppe Fava è morto per una questione di corna o di ricatti, che Enrico Mattei è morto per un cedimento strutturale dell'aereo, che Beppe Alfano, giornalista di Barcellona Pozzo di Corte, è morto per una questione passionale, eccetera eccetera eccetera, Pasolini che è morto per una questione fra omosessuali. Credo che invece la verità vada seguita sempre con pazienza, con passione, a prescindere, ed ecco il motivo per il quale stasera noi abbiamo organizzato questo convegno. Prendiamo atto stasera che il dottor La Rosa ci dice che praticamente è impossibile esumare il cadavere, però dal punto di vista penalistico. Però io credo che la ricerca non debba fermarsi, nel senso che ci possono essere da qualche parte dei documenti che possono, in un certo senso, dirci, accertare, raccontarci altri retroscena rispetto a quelli che hanno tirato fuori Elio Gimbo e Gianni Nicotera. Questo non ce lo chiede nessuno, vero? Benissimo. Allora, a conclusione, cosa ci dice lei? Ripeto, io mi pongo sempre, quando valuto le cose, sui fatti oggettivi che posso in qualche modo riscontrare. Ci dobbiamo porre per valutare quello che avvenne al momento dei fatti, però. Cioè, in un'epoca in cui naturalmente vi erano delle regole sicuramente diverse da quelle di oggi, degli strumenti sicuramente diversi da quelli di oggi. Io avrei disposto sicuramente un'autopsia, ma l'autopsia avrebbe potuto indirizzarmi chiaramente, caso cui fosse sorto solo un sospetto concreto di omicidio volontario, diciamo, prendere il colposo, quello dell'altro, un altro profilo, perché omicidio volontario, chiaramente lì, diciamo, il raggio di azione dell'investigazione sarebbe stato sicuramente inizialmente molto ampio, con tutto quello che può consentire oggi naturalmente la tecnica investigativa, se immaginare l'attività di intercettazione, acquisizioni di tabulati telefonici o di posizionamento attraverso l'utilizzo del cellulare, insomma tutta una serie di attività che oggi sicuramente consentono di ampliare i margini investigativi notevolmente, che all'epoca però non esistevano. E peraltro questa ampiezza di investigazione man mano deve essere sempre più ristretta, cioè bisogna sempre in questo caso tagliare i rami e perseguire una pista che comunque deve sorgere e deve esistere. Se invece mi pongo nella posizione del magistrato dell'epoca, che ha un cadavere che un medico gli dice appartenuto a una persona che è precipitata e naturalmente è andata a trovarsi in un posto in cui non doveva stare, e allora io mi chiedo, e qual è il movente dell'omicidio, posto che sappiamo che dalle indagini che vengono condotte, che devo dire non furono neanche così di poco momento, cioè vengono sentite il Cavigli, era l'infermiere che
Venere il cadavere viene sentito ben 4 volte, non, altre persone vennero sentite più volte, gli stessi familiari esclusero il dolo di qualcuno, quindi un volente passionale o un volente politico, venne escluso anche la possibile rapina o il furto, posto che venne confermato che il denaro che aveva prelevato dalla banca venne poi rinvenuto e restituito ai familiari, quindi nessun movente diciamo di tipo patrimoniale, no? In questo senso. E allora io, per poter avviare una pista investigativa, devo poter avere un minimo di movente. Quindi, posto che, ripeto, il vulnus dell'autopsia è sicuramente decisivo, è importante, però quando si fa un'investigazione si valutano anche gli elementi circostanziali. Va bene? Pur ipotizzando che, ne so, che sia stato un assassino che non avesse aspettato pronto per ucciderlo, a quel punto dovrebbe ipotizzare che o sia stato attratto il Bartolio in un luogo buio da qualcuno, oppure sia stato ucciso nel corridoio illuminato, che con gravi rischi per l'autore del delitto di essere scoperto, di lasciare tracce magari di sangue sul posto, quindi illuminato, ripeto, perché altrimenti non ci sarebbe motivo di arrivare in Bartolio in un luogo isolato, un buio, dove non doveva neanche arrivare. Quindi o gliel'hanno portato da morto e quindi non avrebbero ucciso prima il luogo, diciamo, illuminato, oppure ci ha dato rispondere. Vabbè, devo dire che in qualche modo mi convince quello che disse il fratello. Il fratello disse che probabilmente Bartolio, essendo una persona, diciamo, che come del resto è emerso, è preoccupata perché era un luogo naturalmente isolato, quindi si preoccupava che la moglie e il bambino potessero essere da sole, quindi voleva accertarsi che fossero in completa sicurezza, magari potessero avere avuto la curiosità di andare a verificare, ispezionare i luoghi per vedere. Lui, che era peraltro una persona anche abbastanza, abbiamo visto, attiva, curiosa, e non si spaventava certamente di andare a vedere anche e controllare, come se fosse un gesto di protezione nei confronti dei familiari, andare a vedere gli effetti e ispezionare da solo quei luoghi isolati e bui. Quindi questa è una spiegazione che, se unita all'assenza di momenti ulteriori, a questo punto indirizza le attività del magistrato, ma non può essere altrimenti. Dico, se io escludo il movente politico, il movente passionale, il movente della rapina o del furto, e soprattutto l'esame, diciamo, medico-legale, chiamiamolo così, non mi pone un dubbio serio, io sfido qualsiasi giudice per le indagini preliminari oggi ad autorizzarmi, che ne so, a disporre dell'attività di intercettazione. Va bene. Dottor La Rosa, grazie, un applauso anche se lei non deve aggiungere altro. Io chiamerei la cantante, buonasera sindaco, chiamerei la cantante Cinzia Asciutto a farci un brano del periodo di Martoglio, un brano 8-900 che riguarda quel periodo. Cinzia Asciutto è stata insignita recentemente del premio Donna Siciliana dell'anno del 2019. Eventualmente ci sono dei posti avanti, se volete potete occuparli tranquillamente. Allora Cinzia, cosa ci fai sentire? Tu hai bisogno del microfono, credo. No, benissimo. Ha detto in tutto il mondo, in
Grazie. Grazie Cinzia. Parlavamo di Giuseppe Salvataro, che ha scritto questo libro molto importante, anzi questi tre volumi su Giuseppe Salvataro. Ci sono dei saggi anche di Enzo Zappulla e di Sara Zappulla, fra l'altro, e lui scrive delle cose molto singolari in questo libro. Scrive Giuseppe Salvataro: mi spiace che suo figlio un attimo è andato di là, comunque adesso poi, non i patiti della poesia, non gli eroi della scena muovono l'anima segreta delle città, ma i mestatori di professione, i grandi lenoni, i titolari dei grossi interessi che qualche ingenuo, ovviamente con riferimento a Martori, che qualche ingenuo cavaliere senza macchie e senza paura ha presunto di provocare a colpi di penna, i demagoghi senza scrupoli che non si fanno carico di fiancheggiare i corruttori, gli arrivisti, gli spregiudicati cercatori di potere e di fortuna. Nessuna meraviglia allora se tra i fili di questo velenoso intreccio, stiamo leggendo, avvocato Salvataro, un brano del libro di suo padre, nessuna meraviglia allora se tra i fili di questo velenoso intreccio si sarebbero impigliate le ali di una stupenda farfalla, sempre con riferimento a Martori. Se nella palude sommossa e agitata da incredibili e irrazionali apparentamenti si tentò di affogare la fierezza e la gloria di D'Artagnan, così veniva definito a Catania Nino Martorio, coinvolgendovi l'incantevole purezza di una poesia nuova in una nuova e rinnovata lingua. A questo proposito vorrei dire, attenzione, che non si è attentamente riflettuto su un particolare seguito alla partenza di Martoglio da Catania 17 anni prima. Appena furono certe che egli avesse davvero levato le tende, le bisce schizzarono insieme dai vari punti della palude per spezzare recisamente il nuovo corso catanese, che non era stato giornalistico, teatrale e letterario soltanto, ma civile, morale, di stile e di comportamento, di giustizia e di verità. Attenzione adesso. Si dirà che corsero ben 17 anni fra questi misfatti e l'orrida notturna imboscata del padiglione pediatrico Costanza Gravina dell'ospedale Vittorio Emanuele. Certo, i tempi lunghi giovarono alla gelosia, all'invidia, all'odio, alla matta cupidigia di vendetta che nascevano dal successo personale di tutte le iniziative di Nino Martoglio. Ecco, il professore Salvataro parla di orrida notturna imboscata. Quando ancora il libro è stato pubblicato all'inizio degli anni Ottanta, però ci sono articoli pubblicati sulla Sicilia che dicono le stesse cose, quando ancora nessuno parlava di imboscata. La versione ufficiale era quella: morto giustamente, attenzione, perché gli scrittori, i saggisti si sono attenuti alla versione ufficiale dei magistrati, quindi morto accidentalmente nella tromba dell'ascensore. Salvataro invece no. Salvataro, e non solo inventa, perché era uno scrittore serio, uno storico serio, Salvataro scrive imboscata notturna, orrida imboscata notturna, e dalle tracce che lui lascia in questo libro si evince benissimo che lui ha contatti con la famiglia di Nino Martoglio, la quale in un primo momento esclude, parlo della moglie e del fratello Ferdinando, così come è stato detto, entrambi escludono l'omicidio in un primo momento, però 2 anni dopo, nel corso del processo civile che la famiglia Martoglio fa all'ospedale Vittorio Emanuele, chiede i danni, la moglie di Martoglio a quel punto diventa esplicita e accusa il direttore sanitario dell'ospedale Vittorio Emanuele di essere stato di negligenza, non solo di negligenza, ma anche di aver in un certo senso assistito
alla morte, all'agonia di Martoglio, durata parecchie ore, senza fare assolutamente nulla. Perché in questa storia ci sono dei particolari che ovviamente non si possono sviscerare in una sola serata, però ci sono tanti particolari, a parte il fatto che non è stata fatta l'autopsia, e speriamo adesso di mantenerci entro i tempi. Ecco, avvocato Nando Sambataro, lei è stato testimone dell'opera di suo padre, un'opera insomme per Belpasso e per Nino Martoglio. Che cosa ci dice in tal senso? Lui aveva comunque un contatto con la famiglia Martoglio, contatto frequente. Facciamo un'ipotesi, signore. Il microfono. Aspetta. Allora, facciamo un'ipotesi di lavoro. Siccome si parla di mio padre, il dottore deve capire che io non sono mio padre. Però se mio padre fosse qui in questo momento, sarebbe felice di questo dibattito, perché resta insoluto tutto quanto il dubbio che mio padre ha posto sulla figlia di Martoglio. Io ho qui un articolo che mi sono portato appresso del 1981, quando mio padre venne intervistato da un certo Uzzi. Dovete sopportare questi appunti, perché Uzzi chiese a mio padre se avesse qualche ipotesi sulla figlia di Martoglio. Allora mio padre da quel momento in poi stabilì un principio su tutti questi studi che aveva fatto su Martoglio, che il suo amore per Martoglio, che era differente dall'amore di Correnti, e su questo io un poco mi intratterrò, non poteva accettare, dopo tutti gli studi che aveva fatto, che Martoglio morisse per un incidente o per un accidente. Anzi, disse al giornalista, mio padre, così innamorato, non di Martoglio, ora vi spiegherò, ma molto del suo paese, troppo del suo paese, disse che un certo maestro Camillo stava musicando una sua romanza che doveva essere cantata quella sera a una certa donna, una donna che nessuno mai ha detto avesse accettato la morte di Martoglio, ma lui faceva la corte a una donna che era sposata. Martoglio muore 3 ore prima che possa essere cantata questa romanza. Ora, che mio padre avesse inventato questa storia ne ho dubbi, perché in quei tempi, prima di pubblicare la grande trilogia su Martoglio, mio padre a casa faceva mangiare pane e Martoglio, tanto che noi figli quasi quasi odiavamo questo suo grande affetto. Però qual era il problema? Così gli do vittoria su un dato statistico. Era uscito su un giornale sulla Sicilia un articolo di un suo grande amico, conosciuto da tutti quanti voi, la maggior parte, specialmente dall'amico Enzo Zambulla e Sara Zambulla Muscarà, Santi Correnti, che aveva intitolato e si era permesso di dire il catanese Nino Martoglio. Perché aveva scritto Santi Correnti il catanese? Perché Martoglio sviluppa la sua vita, la sua tematica, il suo desiderio di uscire fuori, ma non da Belpasso, ma di uscire fuori per le sue battaglie tramite il D'Artagnan o la commedia dialettale, l'ha imposta a Catania. Ora io vi prego di stare attenti a 3 passaggi. Se Levi non avesse scritto Cristo si è fermato ad Empoli, nessuno di voi avrebbe saputo mai che esisteva un paese in Campania che si chiama Empoli. Se Carducci non avesse scritto che non vi sono dei cipressi alpeschi a Borghi, nessuno avrebbe saputo questo, né nessuno avrebbe saputo che esiste la Lucania se non ne avessero parlato il regista che ha fatto il Vangelo secondo Matteo Pasolini, o la Bertin Dürer che ha fatto i Basilischi, o Mel Gibson che ha fatto la Passione di Cristo. Perché mio padre vince la battaglia con Santi Correnti? Mio padre scrive subito un articolo, il belpassese.
rispedendo in un ambito, a questo punto Santi Corrente e quegli altri che avrebbero parlato di una cataresità di Martoglio. E Pirandello nella prefazione della Centona che porta in errore il Correnti. Pirandello nella prefazione della Centona parla del catarese Nino Martoglio. Lo stesso Nino Santifilippo, emerito professore, intelligentissimo, nostro parente che scrive un libro edito da questo circolo, parla di catanesità di Martoglio, per cui Correnti imposta tutta quanta la schiera dei suoi interventi su Martoglio di Catania. Ma perché Martoglio non ha risposto alla moda del paese o al suo amore? Voi pensate che Martoglio non aveva niente da dire su Belpasso, salvo impostare determinate storie proprio su Belpasso. E non c'è dubbio che sia la Centona per alcune parti, soltanto per Catania, e tutta la sua opera è proprio impostata su Belpasso. E che la morte di questo grande autore, sul quale mio padre studia per riportare Belpasso alle scene di un'Italia, attraverso i suoi scritti, non poteva morire con un incidente. Io resto dell'idea del pubblico ministero, del professore Pomare e degli altri, però vi è il dubbio, e vi è il dubbio perché lo stesso Pirandello parla di morte su una Catania da lui amata e odiata, lo stesso Correnti parla nei suoi scritti di una morte assolutamente imprevedibile, molte persone parlano di una morte che sicuramente non deve avvenire. Ma un discorso, un dibattito che ho avuto con mio cognato Mimì ha riportato però alla mente ciò che è successo con il medico Aiuti, che è morto in questi giorni ed è caduto nella tromba delle scale dell'ospedale. Non si può morire nella tromba delle scale dell'ospedale se non si vuole morire o perché c'è la palaustra o che qualcuno non mi butti giù. Ma se tu, Martoglio, che sei estremamente miope, era miope, talmente miope, che scrive a un certo punto dell'area del continente, quando Colantuscio deve inforcare gli occhiali e li sta mettendo, la donna che sta con lui, che sarebbe quella che poi si scopre essere di quel paese, gli dice: ma vada a stupare ancora due dopo per uomo. Ora sembra quasi che lui voglia scacciare da sé e dagli altri l'evidenza della sua miopia. Ora, a parte certi rilievi che dovevo fare su quelli che sono stati al momento di Martoglio, che perché mi pare su alcuni fatti non siamo d'accordo, perché Martoglio credo che perda il treno per 3 ore venendo da Catania e che arriva a Giardini 3 ore dopo di quando deve finire. E treno partita. E molti scrittori, per addurre la tesi che Martoglio veniva perseguitato da qualcuno che doveva avere qualche cosa contro di lui, e sicuramente ci saranno stati tanti che avrebbero contro di lui, Martoglio non va diverse volte all'ospedale per farvi stare il figlio, non va diverse volte in Beneparto, va una sola volta in Beneparto, arriva di sera dopo queste 3 ore, arriva per quella imprevedibilità che molte volte si scrive, di quel quid di impossibilità, di quelle cose che succedono, imbocca proprio l'antico buio, quest'antico buio che lui aveva già trattato in questo film, Sperdute nel buio, che sembra quasi onomatopeico, per quanto meno che cosa succederà. Io vorrei concludere per dire, Martoglio sinceramente è stato forse la spinta perché mio padre parlasse di Belpasso, ed è chiaro che Martoglio non poteva parlare di Belpasso perché non aveva nessun aggancio su Belpasso, però i tipi di Belpasso, la storia di Belpasso, questo circolo di Belpasso, la piana di Catania di Belpasso, tutti i soggetti che sono vissuti con Belpasso e che poi mio padre
traspondere il ritmo sul passo sono proprio dentro Bartolo, per cui parlare di catalesità, mi dispiace che il Corrente abbia avuto tante polemiche concorrenti con questo fatto, mio padre la vince del tutto. Se poi resta il dubbio, restasse il dubbio sulla morte di Bartolo, è chiaro che questo non può essere assolutamente risolto da noi. Vorrei concludere proprio con la saggezza dei persiani. C'era un saggio che stava su una piazza a dare consigli al mondo. Quando si avvicinarono a lui, il saggio chiese: sapete di cosa vi devo parlare? Tutti risposero no. Disse: non sapete di cosa vi devo parlare, però. E domani tornare. Allora, facciamo una cosa, ci presentiamo a saggio, diciamo che sappiamo di cosa ci deve parlare. Si presentarono a saggio e chiesero: e lei ci parla oggi, voi sapete di cosa vi devo parlare? Cioè sì, lo sapete. Si riunirono, si misero d'accordo e con questo io concludo. Facciamo una cosa, mentre noi diciamo che sappiamo. In mentre diciamo che non sappiamo cosa. Arrivati ad un assaggio, il saggio disse: sapete di cosa vi devo parlare? Dice: sì, in mentre sappiamo di cosa e l'altro, e noi non sappiamo. Però fatto una cosa, quelli che sapete raccontate a quelli che non sappiamo. Grazie, grazie, grazie all'avvocato San Batari. Allora, le inimicizie, gli odi, Nino Martoglio li aveva soprattutto attirati a Catania. Attirati a Catania con il suo giornale, con il D'Artagnan. Avvocato Enzo Saffulla, cos'era questo giornale? Il D'Artagnan, comunque non sono venuto. Per 15 anni a Catania prendeva di mira i politici, prendeva di mira gli uomini, diciamo, più importanti. Per Catania cosa ha rappresentato e perché Martoglio non era amato da tutti i catanesi? Martoglio non era amato da tutti i catanesi, come non è amato da tutti i catanesi chi fa in genere, no? Cioè chi fa, chi si muove, chi tenta di realizzare delle cose, Martoglio ne ha realizzate tante, naturalmente suscita anche molte invidie e molte inimicizie. Il D'Artagnan fu uno dei giornali che crearono molti problemi a Martoglio, che gli crearono anche molte occasioni per quei duelli di cui si parlava prima. Fu un giornale che, come dire, in maniera molto a volte anche violenta attaccava chi esercitava il potere, attaccava certi personaggi importanti di Catania, ma non soltanto i personaggi importanti di Catania, perché criticava anche, voglio dire, anche certi ambienti popolari. Insomma, D'Artagnan fu un raro esempio di il giornale che faceva il suo dovere in qualche maniera, cioè metteva il dito sulla piaga, segnalava le cose che non funzionavano, le cose che non andavano, è un giornale battagliero. Però, come dire, tutto questo finì nel 1904, quando Bartolio, per motivi diversi, motivi di carattere personale, motivi di carattere politico, ambientale, anche. Si parlò di ragioni politiche? Sì, sicuramente, almeno questo è quello che certamente risulta. Martoglio, quando lascia Catania nel 4, come dire, si capisce da quello che lui scrive in una lettera a un amico che si chiama Antonio Gandolfo, pittore. Si capisce che lui parte da Catania, come dire, di furia, scappa, lo dice lui stesso.
tant'è che lui aveva un appuntamento con questo amico e gli scrive da Roma dopo due o tre giorni che è arrivato chiedendogli scusa di non essere mancato all'appuntamento e di non averlo potuto né avvisare né salutare. E scrive nella lettera che lui è costretto ad andare via da Catania perché la sua permanenza a Catania gli avrebbe fatto rischiare di diventare delinquente, sono parole sue, e di commettere reati. Quindi si vede che i motivi che lo indussero a lasciare Catania nel 1904 erano motivi gravi. Noi ne conosciamo due, uno questo di carattere sentimentale di cui parlava Luciano, e altro di carattere politico, che cioè lui ebbe un, che lui era socialista, De Feliciano, e fu anche consigliere comunale in rappresentanza di questo partito, e c'è un momento nel quale lui è in lotta con i suoi compagni di partito, tanto in lotta con i suoi compagni di partito che si induce a dimettersi da consigliere comunale, il che lungi dal quietare le acque invece gli crea nuovi problemi perché questo suo gesto non viene gradito da altro settore del Partito Socialista. Quindi come dire, il problema politico di Martoglio non era tanto di socialista contro reazionari, ma proprio un problema all'interno del suo gruppo. Questo per quanto riguarda la situazione politica. Per quanto riguarda la situazione sentimentale, nel 92, mi pare, nel marzo del 92 lui conosce una ragazza della buona società catanese, la incontra in un salotto e tra i due, lui aveva 21 anni, la ragazza ne aveva 18-19, c'è una simpatia che man mano, grazie alla connivenza dell'amica della ragazza, si trasforma in un sentimento molto forte. Questo sentimento non è condiviso dai fratelli della ragazza che tentano di interromperlo subito questo, e come dire, questi fratelli sono quattro, sono piuttosto aggressivi, tant'è che uno sfida a duello Martoglio e in occasione del duello lo ferisce alla gola e Martoglio, come dire, è ricoverato in ospedale per un certo periodo di tempo per questa ferita. E un altro fratello, dopo qualche giorno, lo fa aggredire, lo picchiano, eccetera. Tutto questo però avviene, ripeto, nella immediatezza della conoscenza, quindi siamo sempre all'interno del 1892. Dopodiché questa storia va avanti, però sempre con questo contrasto e a quello che se ne sa senza grandi altri problemi. Però nel 1904, quando Martoglio va via da Catania, uno dei motivi che lui indica è questo contrasto con Amalia Torresi, con i familiari di Amalia Torresi. E quindi noi quello che sappiamo è questo: dal 1904 poi Martoglio si trasferisce a Roma, nel 1905 sposa, alla fine del 1905 sposa la sua moglie Elvira Schiavazzi, che è la sposa in Sardegna, dopodiché mette casa su a Roma ai figli, o si occupa attivamente dell'attività teatrale, fonda le compagnie, dirige la compagnia di Grasso, poi nel 7 crea la compagnia, la seconda compagnia con Marcellini e Musco, poi nel 14 Musco si mette per i fatti suoi, insomma comunque Martoglio si occupa di teatro, si occupa di cinema soprattutto, Luciano accennava a questo Sperduti nel buio, che è un capolavoro assoluto, un film su cui hanno studiato, come vi ho detto prima, i registi che poi sarebbero diventati i registi del neorealismo, è un film che diventa
argomento di studio al Centro Sperimentale di Cinematografia assieme alle opere di Verdi. Quindi Martoglio è preso da altre cose, non risulta che abbia avuto grandi contatti, ripeto, con la realtà, con la realtà catanese. Con la realtà catanese comunque non risulta un impegno politico come quello che c'era a Catania. Però nell'intervista che noi abbiamo fatto tu mi hai detto l'impegno politico, diciamo che lo rivolse attraverso il cinema, attraverso per esempio Spettudine al buio, quando parla di sedati, dei vinti, dei certo. Spettudine al buio è la storia di due, di un cieco e di una ragazzina che vengono naturalmente come dire, trattati ognuno per i fatti suoi male, come con tutti i diversi, con tutti i derelitti, e Martoglio si capisce che stava da parte di questi due. Però ripeto, ecco, interpretato da Giovanni Grasso e da Virginia Forestieri, però si capisce che questo film, che è un film, ripeto, che è preludio al neorealismo, come dire, non ha avuto riflessi e conseguenze di carattere politico, intendo dire. Oh. Peraltro, poi, altro episodio, come dire, importante nella vita di Martoglio, ma già abbiamo superato la guerra, è la compagnia del Teatro Mediterraneo. Nel 19 Martoglio, a seguito di polemiche che ha avuto assieme a Pirandello, con gli attori, con Musco, eccetera, che rivendicavano la loro, come dire, la loro maggiore importanza nel successo delle opere, contrariamente a Pirandello e Martoglio, che ritenevano che, come dire, le opere erano importanti, avevano successo perché erano scritte da loro, perché erano meglio, gli attori dicevano no, siamo noi, c'era un problema che poi alla fine era anche di carattere economico, dei diritti d'autore, eccetera. Martoglio e Pirandello, assieme al Rosso di San Secondo, decidono di costituire una compagnia che chiamavano Compagnia del Teatro Mediterraneo, fondata sul dialetto e sulla musica, così come era il Teatro Greco, e che non disponeva di mattatori, ma era soltanto una compagnia di insieme in cui tutti gli attori erano protagonisti e tutti gli attori erano comprimari, tant'è che molto spesso accadeva, cosa che poi si verificò un'altra volta con Gassman e con Randone, si scambiavano le parti, cioè una sera uno ne faceva una, la sera successiva l'altro, una volta era molto ricco, un'altra volta era altro, insomma, per intenderci. Questa compagnia, che fu una compagnia importante perché aveva autori straordinari, fu una compagnia contrastatissima dal teatro italiano in genere, perché non gli davano le sale, perché veniva contrastato da Giordano, che aveva fatto un pool di altri autori che contrastavano questa esperienza, tant'è che Martoglio, dopo un anno e mezzo, due anni, quindi nel 19 la costituisce questa compagnia, alla fine del 20 questa compagnia si scioglie a Bari, e Martoglio se ne rammarica anche con Pirandello, e Pirandello gli dice: ma tu hai avuto successo con il pubblico, successo con la critica, sei stato contrastato da questo ambiente maledetto del teatro, eccetera, no? Quindi il contrasto Martoglio ce l'ha con l'ambiente teatrale italiano. Martoglio a Catania, poco prima della morte, fa un'altra iniziativa, che è quella di, come dire, battersi perché venga riconosciuto a Verga il seggio senatoriale. Verga nel 1920 compie 80 anni. L'Italia non gli ha mai riconosciuto nulla a questo straordinario scrittore che il mondo ci invidia, no? E Martoglio si è battuto perché Verga abbia il laticlavio, diventi senatore, ottiene questo successo e, come dire, organizza due volte la celebrazione di questo fatto, una volta a Roma, ministro della pubblica istruzione e Benedetto Croce partecipa, Vittorio Emanuele Orlando e Pirandello fanno la relazione ufficiale, Martoglio legge quattro sonetti scritti appositamente in onore di Giovanni Verga, e questa stessa iniziativa viene ripetuta
al Teatro Berlino di Catania verso la fine del 20 con Martoglio, nuovamente con Pirandello, e Musco recita Dal tuo al mio. Quindi questo è, diciamo, l'ultimo contatto importante, rilevante, per quel che ne sappiamo, che Martoglio ha con la sua città, con Catania. Ci avviamo alla conclusione. Vorrei chiedere a Giovanni Grasso, un ricordo del grande Giovanni Grasso. Noi abbiamo avuto tante discussioni sulla fine di Ennio Martoglio. Tu credo che abbia pure un'idea su questo fatto. Un'idea magari che scaturisce forse dalle discussioni che sono state fatte a casa. Comunque, tu che idea ti sei fatto della fine di Martoglio? Che idea c'era a casa tua della figura di Nino Martoglio, a parte, voglio dire, come intellettuale, ma dal punto di vista proprio politico, di intellettuale, di uomo impegnato? Grazie. Intanto non esageriamo, perché sarà brevissimo, anche perché non voglio essere stato detto tutto. Certamente vi sono dei fatti, delle circostanze, dei pensieri che a volte, no, vengono sommersi, sembrano entrare nell'oblio, ma come ha detto Luciano giustamente, però la ricerca di verità è fondamentale, ma non solo per rinnovare la memoria, ma perché noi abbiamo bisogno di sapere la verità. Abbiamo voluto sapere la verità su Mattei. Il suo aereo fu collocato una piccola dose di esplosivo, 100 grammi di compound. Oggi è assodato, i tribunali lo hanno fatto, non lo hanno degradato questa sentenza degli anni 90, perché gli studi consentono tutto questo. Di Martoglio, io la prima volta che lessi questa cosa a 18 anni, è caduta la troppa nell'ascensore. La prima cosa che mi incuriosì è però che ci faceva l'ascensore, e voglio venire a questo fatto dell'ascensore. Perché a 18 anni non si ha, e rimane però una curiosità, come mai? Una cosa strana, come apparve strano quando uccisero Pippo Fava, che si parlava di corna. Io ancora mi ricordo questo articolo di un giornalista che parlava di tradimenti. Anche lì ci sono note stonate che hanno bisogno di capire quali sono invece qual è la verità. Quindi ne abbiamo sempre parlato, io con l'avvocato Zappulla, quando ci vediamo non faccio altro che attingere alla sua scienza, così con la signora. E quindi gli dissi, ma sta cosa nel corso degli anni, perché l'idea che questo potesse essere non un incidente, ma la porta in una Sicilia che per scoprire il cadavere di Placido Rizzotto ci stanno 50 anni, che si scopre che quella prova testimoniale che permette di individuare l'assassino dopo 50 anni si sta da un pentito di mafia, allora il dubbio c'è. E eravamo al bar. L'avvocato Zappulla mi disse, ma tu lo sai che questo ospedale, no? Che era acceso. Quando mi parlai con Elio di questa discussione, cioè Elio stava avviando le sue, perché poi i tempi si fanno maturi, no? Per cercare le spiegazioni, e si accende quella curiosità. La prima cosa che però io ho sempre chiesto a tutti questi studiosi è di collocare tutto questo in quell'ambito del 1920, alle porte di un cambio storico di regime, in un momento storico, fra l'altro, che per quanto accennato da Luciano, una città, De Felice Giuffrida aveva fatto diventare questa città straordinaria, però dobbiamo collocarci nel fatto che un omicidio di mafia, se fosse esistito, non lo si sarebbe potuto dire, come potrebbe succedere oggi. Mi dica se sbaglio, dottore. Perché un medico, proprio prima del fascismo, parlò di queste associazioni, di associazioni segrete che avevano lo stesso rito che abbiamo a tutt'oggi. Ma ci sono voluti quanti anni da allora? 60 anni per, come dire, per enunciare il delitto di mafia, per dare vita alla mafia. Allora, perché dico questo? Perché se noi non collochiamo questo incidente o falso incidente in una Catania, diciamo, in cui una cosa non esisteva, io la cosa che mi ricordo, che mi
mi veniva in mente oggi è quella commedia di Cesareo che si intitola Mafia, e ci troviamo in un salotto e la mafia si sente parlare ancora con una vena, no, come dice Pitrea, no, quasi di perfezione. E in questa commedia, questa società borghese, in cui la figlia, mi pare, di sbaglio, è rimasta o deve essere in ogni caso vendicata, allora in questa società borghese ci penso io, gli dice l'onorevole di turno, ci penso io. E allora perché noi dobbiamo dubitare che non possa essere stato invece un omicidio? Le ragioni, e questo è quello che ho sempre chiesto a Elio, in conclusione, quello di capire le ragioni, e là ci vuole le ragioni di una vita, degli articoli, dei tradimenti, a cui credo meno, di solito in Sicilia sono sempre le corna, no? Che fanno uccidere, ci hanno fatto anche i drammi, ma invece sappiamo meglio di tutti che la politica qui e gli interessi soprattutto privati sono all'origine dei delitti più efferati. Grazie. Grazie. Allora, voglio soltanto dire una cosa, però, che io, come Nino Martoglio, a cui ho dedicato la mia apertura, io sono al Consiglio Comunale di Catania, ho avuto questo, e ho detto proprio in apertura che mi piacerebbe che nel 2020 si celebrasse Martoglio, e quindi il centenario della morte di Martoglio, e anzi ti chiedo, Luciano, di fare voce per fare un gemellaggio 2021, mi viene a vedere di fare un gemellaggio, che passo di sai, noi riusciamo a esumare, come fece con Federico II di Svevia del 1200, perché non ci dobbiamo uscire con Marco. Il sindaco è andato via, ma glielo diremo senz'altro. Allora adesso cominciamo la fase conclusiva. Io vorrei una pillola da Gianni Nicotra, che ha parlato poco. Gianni, tu che hai fatto proprio questa ricerca, e poi Elio Gimbo, una conclusione breve, gentilmente, lapidaria. Tu, da studioso, che te ti sei fatto di questa storia? Io, sia da artigiano del diritto più che altro, non posso che attenermi a quello che ho letto, agli atti, come suol dirsi. Allora, dottor La Rosa ha puntualizzato, non è stata un'indagine superficiale, sono stati sentiti più volte anche alcuni testimoni. Il PM si è posto degli interrogativi, ha cercato delle soluzioni, probabilmente le avrà trovate a modo suo. Ci sono sicuramente delle incongruenze sia nella richiesta di archiviazione che nella sentenza, dentro una sentenza di archiviazione. L'idea che mi sono fatto io è che si è partiti già da una risposta. Quando avvenne il fatto, già il commissario, mandato dal pretore sul luogo, concluse dicendo: trattasi di pura disgrazia e non è ascrivibile colpa a nessuno. Questa fu una premessa che poi segnò tutta l'indagine. I motivi non possiamo saperli. La stampa di cui si è occupato Elio, la stampa dell'epoca, su cui ha fatto un'ottima ricerca, ha dato l'impressione di aver voluto in giro coprire, salvaguardare l'immagine di Catania, che non poteva essere in un modo o nell'altro l'assassina di Martoglio. A quello che è successo a Catania quando morì Fava? Sì, in realtà sì, l'idea probabilmente l'epoca era diversa, l'epoca era dare dell'immagine di questa Catania felice che non poteva avere al suo interno l'assassino dell'insigne poeta. In tutti gli atti dell'indagine Martoglio viene sempre definito l'insigne poeta, l'illustre poeta, cioè ci si sperdica di lodi. E questo senso di colpa probabilmente, che appunto si notava nella stampa, probabilmente lo hanno anche i magistrati, che alla fine, anche perché in effetti non c'erano ipotesi alternative, chiudono dicendo: si è trattato di pure disgrazia, chiudiamola lì, non andiamo oltre. Abbiamo fatto il nostro lavoro, perché ripeto, è stato fatto. Per quanto riguarda due parole sulla perizia, una cosa che ci tenevo a dire, che andandomi a riguardare il codice di procedura penale dell'epoca, il Finocchia di aprile, in effetti era prevista sia l'avviso al pubblico ministero,
l'articolo 200 del codice procedurale prevedeva che in caso di autopsia fosse previsto l'avviso al pubblico ministero. In quel caso fu omesso data l'urgenza, era già morto, quindi l'urgenza probabilmente. Sì, scusa, avvocato, scusa, ma in questo caso che urgenza c'è di procedere all'esame esterno? Cioè, voglio dire, all'esame? Cioè, si parlava di urgenza, sì, giusto? Ecco, a causa dell'urgenza è stato scelto soltanto un medico per eseguire un esame esterno. Mi chiedo io, da profano, quest'urgenza dov'è? Sì, infatti l'avevo detto, cioè qui era già morto, quindi... In questo processo e che lo hanno voluto chiudere nel più breve... L'idea è benissimo, questa. Passiamo ad Elio Cimbo, rapidamente. Voglio imitare, cogliere l'esempio dell'avvocato Sant'Adalio e rinunciare al microfono. Di essere catanesi, di essere siciliani.
l'ultima cosa. A Nino Martoglio, al mio si può dire tutto quello che si immagina, e da questo punto di vista la ricerca della verità è sicuramente ciò che mi impegno a perseguire e per cui collaborerò. Però la cosa che mi interessa sottolineare, pensate questo vulcano, questo genio teatrale, che cosa avrebbe potuto dare nel tempo? Voglio chiudere con questo rammarico. Lui muore nel 21, ha 52 anni. Lo penso, questa cosa mi scotta sulla pelle, perché io ne ho 57, sono già molto più grande di Martoglio. Martoglio muore nello stesso anno, un anno prima della marcia su Roma, ma muore anche l'anno in cui, pochi mesi prima, Luigi Pirandello mette in scena i sei personaggi in cerca d'autore. Immaginiamo cosa avrebbe potuto essere la sua carriera, il suo contributo al teatro italiano ed europeo se lui avesse potuto vedere e metabolizzare la svolta del metateatro di Pirandello. Bene, adesso la conclusione. Vedete queste pagine? Sono 8-9 pagine dove ci sono tutte le contraddizioni, quelle che ho potuto rilevare così superficialmente, tutte le contraddizioni che ci sono nell'inchiesta su Nino Martoglio, sulla morte di Nino Martoglio. Ora, se le contraddizioni sono una, due, restano tali, ma se le contraddizioni sono, io le ho contate, ma ripeto, sono, le ho contate per difetto, se le contraddizioni sono 37, allora c'è qualcosa che non funziona. 37 contraddizioni, da una porta che in un primo momento risulta sbarrata da una sbarra di ferro, al fatto che poi questa sbarra di ferro man mano sparisce nelle relazioni successive e anche nella conclusione delle indagini da parte del magistrato, dal pavimento dove Martoglio avrebbe battuto la fronte, che in un primo momento, secondo il sopralluogo dei poliziotti, è cosparso di terriccio. Questo terriccio poi sparisce e diventa soltanto un pavimento di cemento. Non ci sono spuntoni che possano giustificare quest'incavo alla fronte, né viene spiegato mai. Non viene spiegato mai per quale motivo è stato l'identità del cadavere per molte ore è stata cambiata da un malato di sifilide a Martoglio, quando il direttore sanitario che scoprì il cadavere conosceva benissimo Martoglio, sapeva benissimo Martoglio come era vestito e sapeva benissimo come era vestito questo lungo deggente malato di sifilide. Aveva il pigiama, Martoglio non aveva certamente il pigiama, aveva il gilet, aveva una giacca, aveva un paio di pantaloni tutto in grigio, e poi aveva il bastone e aveva la paglietta. Ci sono troppe cose che non tornano in questa storia, ma come ha detto Elio Gimbo, purtroppo noi non sapremo mai quello che avrebbe fatto Martoglio dopo. Avrebbe fatto sicuramente una carriera straordinaria, così come aveva fatto per i primi 51 anni della sua vita. Quindi ci accomiatiamo da voi con l'impegno di proseguire con questa ricerca, di continuare quello che ha detto, non mi ricordo chi l'ha detto, Elio mi pare, un gemellaggio fra Belpasso e Catania in vista del 100° anniversario della morte di Nino Martoglio. Speriamo di avervi dato delle gocce di verità e anche, perché no, di sicilianità e di catanesità. Adesso chiudiamo con la cantante Cinzia Sciuto, questa meravigliosa cantante, che ci canta un'altra bella canzone del nostro repertorio siciliano. Cinzia, come si intitola? Fatto
bene, bene. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi per essere rimasti fino ad ora e alla prossima con i nostri incontri al Club Progressista. Buonasera a tutti. Grazie.